Gentili telespettatori, bentornati sulla pagina Facebook di Iogno Notizie, da dove tra qualche minuto vi trasmetteremo la seduta del Consiglio Comunale di Roccolomera, convocato in seduta ordinaria dal Presidente del Consiglio Architetto Antonio Garufi. All'ordine del giorno di oggi ben 5 punti riguardano da vicino le tasche dei cittadini, poiché il Consiglio Comunale sta per discutere dell'abbassamento di quasi tutte le tasse comunali. La loro approvazione consentirebbe così ai cittadini di Roccolomera di ricevere bollette sensibilmente più leggere, e questo sarebbe una bella notizia dopo anni di sacrifici per riequilibrare un forte squilibrio di bilancio che fino a pochi mesi fa addietro gravava sull'ente e sulla comunità locale. I punti inseriti all'ordine del giorno andiamo subito ad elencarli, con il primo in cima il consueto lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente, il secondo punto appunto la determina tariffe e piano finanziario tributo comunale sui rifiuti, ovvero la TARI per l'anno 2017. Terzo punto, determinazione aliquota in imposta municipale unica, ovvero l'IMU, e tributo di servizio di servizi indivisibili, ovvero la TASI, sempre per l'anno 2017. Al quarto punto troviamo il servizio idrico integrato, rideterminazione tariffe con effetto dal 1 gennaio 2017. Quinto punto, riduzione tariffe per il servizio di luce votiva nel cimitero comunale. Sesto punto all'ordine del giorno troviamo l'approvazione del regolamento per la gestione del servizio idrico integrato, e poi dal settimo al tredicesimo punto sono mozioni presentate dal gruppo di minoranza consigliare che riguardano la determinazione del valore delle aree fabbricabili agli effetti IMU, l'istituzione commissione mensa scolastica. Si discuterà anche del gruppo comunale volontari di protezione civile, poi ci sarà anche, si discuterà sugli interventi di ripristino dei muri d'argine e risacomatura alveo torrente San Nicola a Sciglio ed al Lume a seguito di evento alluvionale del 1 marzo 2011. Un altro tema presentato dal gruppo guidato da Rita Corrini riguarda il funzionamento della telefonia mobile nonché del software PLC che segna, per intenderci, tramite SMS l'eventuale anomalia alle pompe di sollevamento. Si discuterà inoltre anche delle iniziative urgenti per la verifica sismica degli edifici sul territorio comunale e in ultimo la redazione piano comunale amianto. Quindi un consiglio comunale ricco di spunti interessanti che potrebbe dare qualche risposta particolarmente attesa dai cittadini, soprattutto dal punto di vista del risparmio economico. Quindi vi abbiamo letto i punti all'ordine del giorno di questo Consiglio Comunale, già inquadrati sul lato sinistro il gruppo di minoranza consigliare, sul lato destro il gruppo di maggioranza. Ancora manca all'appello sia il primo cittadino, dottor Gaetano Argiroffi, il presidente, il padrone di casa, il presidente del Consiglio, architetto Antonio Garufi. Piano piano alla spicciolata stanno entrando nell'aula consigliare, è quasi tutto pronto, ormai manca veramente poco all'inizio di questa seduta odierna del Consiglio Comunale. Cassisi, Giordano, presente. Sperez, presente. Canciola, Benestri, Corrini, Mendida, Macarrone, Totaro, Sarcano di Ragazzi. Il signore dei presenti della candidata giuda, la via totalmente aperta. Cominciamo con il primo punto posto all'ordine del giorno, che è lettura e approvazione del verbale delle sedute precedenti.
E allora vediamo. Verbale della seduta del 29 novembre 2016, che ha per oggetto lettura passione del valore della seduta precedente. Poi andiamo avanti, verbale numero 37, rimodulazione piano di rientro del debito complessivo del comune di Roccornale con fonte dato Messina 4, e al 31-12-2012, articolo 45 della legge regionale 12-5-2010, revisione TAR Catania. Sempre seduta del 29 novembre 2016. In questa seduta era assente il consigliere Merida, il consigliere c'era presente, quindi siccome il consigliere Merida non c'è questa sera, andiamo avanti tanto la seduta. Poi seduta del 29 novembre 2016. Esercizio facoltà di rinvio contabilità economico patrimoniale del bilancio consolidato. Erano assenti il consigliere Saitta e il consigliere Mena, sono entrambi assenti, quindi procediamo, poi facciamo un'unica votazione. Seduta del 29 novembre, deliberazione numero 39, oggetto presatto variazione di bilancio 2016-2018, delibera giunta municipale numero 121 del 2016. Erano assenti il consigliere Saitta e Merida, quindi andiamo avanti. Deliberazione numero 40, variazione assestamento al bilancio di revisione finanziaria 2016-2018, seduta del 29 di novembre, erano sempre assenti il consigliere Saitta e il consigliere Merida. Andiamo avanti. Deliberazione numero 41, che ha per oggetto modifica di delibera di consiglio comunale numero 19-2016, avente ad oggetto rettifica al regolamento del ballotto amministrativo. Questa seduta assenti il consigliere Saitta e il consigliere Merida. Andiamo avanti al numero 42. Ordine del giorno del gruppo di minoranza venendo ad oggetto iniziative per garantire il rispetto del diritto cittadino numero 50-2016, codice dei contratti pubblici in materia di servizi legali. Erano assenti il consigliere Saitta e il consigliere Merida. Basta, non ce ne sono più, così qua erano i verbali. Quindi chi è favorevole a fare questi verbali può alzare la mano. Ora la merda, bene. Andiamo avanti, altro punto successivo. Determina tariffe e piano finanziario tributo comunale sui rifiuti Italia, anno 2017. Presidente, prima di passare a questo punto all'ordine del giorno, se è possibile, volevo fare una premessa. Noi oggi non siamo stati presenti. Io sono qui presente, il consigliere Merida, che è titolare pure lui della prima commissione, come me come componente di minoranza, non siamo stati presenti semplicemente non perché vogliamo dissentire dai punti all'ordine del giorno, ma perché avevamo più volte detto nei nostri 4 anni, che ormai sono già arrivati a compimento, che le commissioni, soprattutto quando si trattava di punti all'ordine del giorno così corposi, compreso il regolamento che mi pare sia di 33 pagine se non erro, era assolutamente inutile farli un'ora prima o 2 ore prima dell'attuale consiglio. Si è ripetuto più volte, devo dire che qualche volta è stato tenuto in considerazione questa nostra richiesta ed è stato convocato un giorno prima, invece ormai ripetutamente viene convocato a 1 ora o 2 ore, secondo quello che è, in anticipo rispetto al consiglio comunale. Io ritengo che, visto che tra l'altro gli atti ci vengono dati e consegnati come per regolamento, devo dire, proprio strettamente nei tempi necessari per poterli leggere e neanche discutere, considerato che noi non siamo esecutivo come la Giunta e non siamo neanche di maggioranza, ovviamente avremmo bisogno, se vogliamo fare veramente il nostro compito e portarlo a termine per come è giusto, di tempo anche noi per poterli visionare e non semplicemente discuterli formalmente. Per cui l'assenza mia personale è stata tra l'altro anticipata da una telefonata, per cui spero che questa volta non abbia creato problemi la nostra assenza, è stata semplicemente un gesto di aperta protesta, se si può dire protesta civile, su questa questione. Io riterrei che, dico, per il futuro, per quello che ancora ci resta per i prossimi consigli comunali, se volete tenere in considerazione questa nostra esigenza, che è anche quella dei cittadini che rappresentiamo, io lo verbalizziamo questa richiesta al segretario, lo chiedo ovviamente sinteticamente, ma riportata per come
l'ho esposta perché ritengo che sia corretto in una democrazia. Per il resto possiamo proseguire per come è previsto l'ordine del giorno. Grazie consigliere. Per quanto riguarda il discorso della commissione, la commissione è stata convocata, diciamo, come giusto che sia, anche per ottimizzare una serie di fattori, fra cui anche quello di cercare di approfondire il problema, perché poi, cioè, parliamoci chiaro, quello che si è andato ad affrontare era un argomento che già sapevamo bene quale fosse, e oltretutto già c'era stato anche da parte vostra il confronto con l'ufficio, non ora in questi ultimi giorni, ma anche in precedenza. Quindi giustamente il Presidente ha convocato la commissione, ritenendo che potesse essere una commissione che poteva andare a pianificare quando c'erano possibili variazioni proposte di consiglio comunale. Voi non siete venuti, avete fatto mancare, diciamo, una partecipazione attiva che secondo me invece andava fatta, però ciò non toglie che ognuno è libero di comportarsi come più ritiene opportuno, di fare le proprie rimostranze. La commissione comunque vada è stata, diciamo, fatta, hanno discusso, hanno approfondito quello che c'è da approfondire, siamo qua a discutere gli argomenti. Ciò non mancherà comunque che il consiglio comunale è sempre l'organo deputato affinché il confronto possa essere fatto in maniera più dialettica possibile. Quindi commissione o commissione saremo qua comunque a confrontarci. Dico, siccome un organo democratico e comporta la commissione, secondo me, la possibilità di leggere insieme, studiarli, ma anche di apportare delle eventuali modifiche che spesse volte, soprattutto su regolamenti articolati, non possono essere fatti in un'ora e mezza. Dico, salvo che non fossimo tutti Superman, ma io non mi ritengo tale, e quindi nel mio modesto parere ritengo che sia solo un pro forma quello che andiamo a fare. Certo, un'ora, la facoltà di proporre emendamenti c'è del disciplinare dal regolamento, ma se volete presentare l'emendamento dovete fare ben prima, la commissione deve soltanto pianificare e valutare prima che arrivassero gli atti del consiglio comunale, ma non mi sembra che fatto proposte di emendamento a quelli che sono gli argomenti a discutere in consiglio comunale. Quindi adesso leggeremo se ci sono emendamenti, li faremo. Sì, ma emendamenti consigliere, noi lo sa cosa disciplina il nostro regolamento, che devono essere presentati, diciamo, con un margine di tempo non immediato all'interno del consiglio comunale stesso, devono essere presentati prima perché devono essere vagliati e verificati dall'ufficio. La commissione avrebbe preso atto di quello che era l'approfondimento che faceva l'ufficio e sicuramente il consiglio comunale sarebbe ma arrivato. Ma di prima segretario dovevano presentare questi emendamenti al regolamento. Dottore Scalo lo sa, ma non tutto le prima, lei lo sa, no? Quando le abbiamo avute le carte di segretario? Non ho idea, 3 giorni prima. 3 giorni prima, quindi quanto tempo avremmo avuto, no? per leggere e apportare, cosa? 12 ore? Il tempo che prevede il regolamento. 12 ore, quindi per apportare, preparare l'emendamento, 12 ma ore solamente. Se lei ritiene che non sono sufficiente, dobbiamo scrivere il regolamento. Per i regolamenti io, anzi, non sono sufficienti 3 giorni prima. Ringrazio il consigliere Sacca che ha detto come noi rispettiamo il regolamento, non abbiamo fatto che attenerci al regolamento. Se l'argomento prevede così, è giusto che noi ci atteniamo a questo qua, non possiamo fare altro. Va bene, comunque andiamo avanti. Il regolamento è modificato anche in commissione. Sì, certo. Regolamento. E così portava oggi in consiglio. Assolutamente. Ma se non abbiamo avuto la possibilità, 30 pagine, poi in un'ora si doveva fare. Veramente, si può portare una modifica al regolamento? Ma il regolamento si può fare. L'abbiamo sempre fatto, Presidente, di apportare modifiche al regolamento anche in sede di consiglio comune. Ma sicuramente se fosse venuto in commissione ho già rimanuto gli atti più pianificati. Va bene. No? È letto 30 pagine. Va bene. Andiamo avanti. Trattiamo subito l'argomento. Determina tariffe e piano finanziario tributo comunale sui rifiuti tari anno 2017. Faccio una breve introduzione, ma non è niente di nuovo perché già penso che gli organi di informazione hanno parlato abbastanza. La Giunta ha fatto una delibera con cui ha deciso quest'anno, dopo una serie di richieste di sacrifici a parte della cittadinanza, di cominciare adesso un piano di rientro e di abbassamento delle tasse, come giusto che sia, perché non si possono soltanto chiedere sacrifici ai nostri concittadini, ma una volta che abbiamo fatto questi sacrifici è giusto che possiamo tornare all'interno di un trend di ottimizzazione di quello che è il tributo locale, e questo abbiamo fatto. Siamo passati dalla fase debitoria alla fase di risanamento e di pianificazione del debito, e adesso stiamo passando alla fase appunto di abbassamento di quelli che sono i tributi locali. Era un impegno che si doveva assumere la cittadinanza, il sindaco e l'amministrazione, un impegno che ha mantenuto. E siccome alla fine, voglio dire, quello che contano sono i fatti, e oggi i fatti dimostrano come questa amministrazione, quindi anche questo consiglio comunale che supporta, diciamo, quella che è la fase amministrativa del sindaco di tutta quanta la giunta, si determinerà nell'abbassamento delle tasse a favore di tutti i cittadini di Roccalonnella, perché, come giusto che sia, dobbiamo dare risposte concrete a quelle che sono le richieste della cittadinanza. Detto ciò, è fatta questa breve introduzione, se ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali, sia la facoltà di intervenire. Prego.
Sì, Presidente, è giusto che si diano delle risposte concrete ai cittadini. Noi abbiamo preso visione della proposta di delibera posta all'ordine del giorno e abbiamo visto che c'è stata una modifica, delle modifiche alle tariffe del piano finanziario rispetto all'anno precedente. E c'è stato uno scostamento pari al meno del 4%, quindi si è passato da un piano finanziario di 1.239.000 a un piano finanziario di 1.190.000. Certo, a dirlo così sembra che ci sia stato quindi un abbattimento, un abbassamento della pressione fiscale, però se si passa a fare una disamina un pochino più complessa, non è proprio così. Noi riteniamo che questa riduzione sia ben poca cosa rispetto agli annunci clamorosi che si sono fatti, che ha fatto il sindaco in questi giorni e che si sono fatti recentemente. Annunci infatti rispetto all'abbassamento delle tasse e anche dopo l'avvio dell'aro che a quanto sembra partirà nel mese estivo. Nel corpo della proposta della delibera infatti abbiamo visto che è citato il fatto che l'avvio dell'aro avverrà dopo la stagione estiva, ma il piano economico finanziario non lo cita completamente. Infatti abbiamo visto che che rappresenta proprio tutto l'anno 2017, non viene menzionato assolutamente l'avvio dell'aro. Aggiungiamo inoltre che il mancato avvio dell'aro in questi anni, da quando è stato possibile, ossia da settembre del 2013, ha precluso un risparmio annuo di 300.000 euro. Quindi se noi pensiamo che siamo in ritardo dei 18 mesi, noi abbiamo precluso un risparmio di 450.000 euro ai cittadini, e queste sono risposte concrete ai cittadini. Perché 18 mesi? Perché intanto i primi 8 mesi li abbiamo persi a cavallo del 2013 e del 2014 per capire che l'ATO non era l'interlocutore giusto per preparare e per progettare il piano dell'ATO. Sapevamo già che l'esperienza con l'ATO è stata fallimentare, a chi chiediamo di progettare questo piano? Naturalmente all'ARO. Quando poi scopriamo che i costi sono così enormi e quindi andiamo a... che erano assolutamente insostenibili, e quindi poi nel maggio del 2014 si sceglie, l'amministrazione sceglie di avviare la procedura per individuare dei professionisti esterni. Ad aprile 2015 la Regione approva il piano e questa amministrazione trasmette gli atti all'UREGA solo il 24 novembre. Sono passati 7 mesi, da aprile fino a novembre, solamente per trasmettere questi atti incompleti. Infatti mancava la delibera del Consiglio Comunale, quindi altri 3 mesi affinché si faccia la delibera del Consiglio Comunale si trasmettano di nuovo questi atti all'UREGA. Quindi abbiamo atteso altri 3 mesi, e quindi arriviamo a 18 mesi di perdita di tempo. Adesso le procedure di avvio dell'area si sono concluse da poco tempo e noi attendiamo finalmente che si possa concretizzare anche presto. Inoltre nel piano finanziario noi vediamo ancora che si è continuato a mantenere, a prevedere all'articolo 7 un numero di componenti per le seconde case di 3.000, anche se l'abbiamo detto anche altre volte che è veramente, naturalmente, troppo vessatorio per le seconde case mantenere il nucleo familiare è 3.000, e anche per le case di disposizione o stagionali. E quindi ciò appare veramente impensabile, perché se, voglio dire, non è
che le tre unità delle seconde case non dobbiamo pensare solamente ai turisti, a chi viene solamente nella stagione estiva. Può essere che anche un residente rocconumero abbia una seconda casa, quindi se io occupo la mia prima casa e ho un numero di due componenti, cosa faccio? Nella seconda casa poi devo pagare per tre componenti e quindi pago per cinque componenti, cioè non ci sembra, assolutamente vessatorio. Quindi secondo noi non è assolutamente apprezzabile né il lavoro fatto per l'avvio delle procedure per l'AIO e né tantomeno il tentativo di abbattere i costi, che poteva essere assolutamente più consistente. Prego, consigliere Cacciano. Grazie Presidente. Io cerco di stare al tema di quello che è il primo ordine. Il tema appunto dell'ordine del giorno è la tariffa TARI. Non è ARI, non è ARO. Ricordo che al liceo l'insegnante di lettere, a un mio compagno, che era bravo e che aveva l'abitudine di scrivere molto, faceva quattro facciate ogni volta del tema, quello professore si metteva tra l'altro e gli scriveva fuori tema. È la stessa cosa che adesso il consigliere comunale di minoranza, per voce del proprio gran gruppo, hanno fatto. Noi dobbiamo parlare di tale e invece abbiamo parlato di ARO. L'ARO l'abbiamo discussa prima, la discuteremo un po'. Adesso parliamo di tale. E quando parliamo di tale dobbiamo parlare di numeri, e quando parliamo di numeri, i numeri dobbiamo dire per come sono. E per dire i numeri per come sono bisogna andare a chiedere, a prendere gli atti laddove vengono fatti. E quando si va e si chiedono gli atti e si chiedono delucidazioni, in questo caso al dirigente dell'area economico-finanziaria, al dottor Luciano Scala, che tutta l'amministrazione ringrazia per l'impegno profuso in questi anni e soprattutto in questo periodo, quando si chiedono bisogna sapere cosa si chiede e soprattutto bisogna capire quello che si chiede. E allora io mi sono sforzato a capire. Ho preso i dati li ho riportati su un foglio per leggere, perché sono dati inconfutabili. I dati dicono questo, che il ruolo della TARI per l'anno 2016 nel nostro comune era di 1.292.315,70. Ciò significa che quello che il piano finanziario che ci manda l'ARO sul costo, noi lo dobbiamo tramutare nel ruolo della TARI. E sappiamo tutti che questo ruolo, alla fine, per il servizio viene pagato da tutti i cittadini in quella TARI. Non possiamo portare né più né meno. Una volta si portava meno, si portava qualcosa in meno, adesso questa amministrazione e il dirigente dell'area economico-finanziaria non lo fanno più. Ciò non di meno è da dire che il ruolo che abbiamo, che ha contratto l'ufficio, secondo le indicazioni date dalla giunta, guidata dal dottore Girotto, dell'amministrazione comunale, dell'anno 2017, corrisponde a 1.249.500 euro. Cioè con una differenza tra il 2016 e il 2017 di meno 42.000 euro. Quindi la riduzione c'è stata. E la riduzione deriva dalla delibera di proposta di giunta comunale, che adesso è di proposta di consiglio comunale, la quale fra l'altro recita, tenuto conto, che dopo la stagione estiva dovrà partire il servizio ARO con il comune di Furcisicolo, per il quale la gara d'appalto risulta già espletata. Infatti tutte le procedure
di carica sono state espletate, ci sono state le prime riunioni, adesso bisogna costituire l'ufficio, ci sono gli atti amministrativi da fare, bisogna informare la cittadinanza. Crediamo, siamo quasi certi, speriamo, vogliamo che il servizio parta a settembre. Ma ciò significa che se parte a settembre, il piano tariffario fino al mese di settembre e probabilmente anche di ottobre rimane quello che ci hanno dato l'altro. Perché prima che si avvii e che quindi si abbassano le tariffe, ci vuole del tempo. Ragion per cui prudentemente l'amministrazione comunale, il dirigente dell'area economica finanziaria, dottoressa, hanno messo a ruolo una cifra che si avvicina a una cifra probabile di quello che sarà il costo, che è pari a meno 42.000 euro del ruolo del 2016. Ciò comporta, le carte non ci vuole molto a leggere, soprattutto se uno va a leggere le cose che deve leggere, le cose interessanti, perché dalle carte, dalle istruttorie, tante parte dell'istruttoria è una parte rutinaria, quello che interessa è la parte che cambia, e cambiamenti in questa proposta ce ne sono stati, bastava andare a leggere. La riduzione per quest'anno della DARI c'è, è una riduzione, diciamo la verità, minima, ma c'è la volontà di ridurre, soprattutto nel 2018 questa riduzione sarà sensibile, ma nel 2017, secondo quello che è il ruolo, chi ha metri quadri 100 è un componente di nucleo familiare e nel 2016 pagava 233,79 euro, nel 2017 andrà a pagare 227 euro, 5 euro in meno, corrispondente all'1,8% in meno. Chi nel 2016 su 100 metri quadri con due componenti familiari pagava 317, ne pagherà 314, in questo caso la riduzione dell'1,4 è di 3 euro. Chi pagava con tre componenti familiari 280 ne pagherà 380, ne pagherà 377, riduzione di 3. Mi direi, riduzione banale, è la riduzione possibile, è la riduzione che esce da quelli che sono i conti economici del ruolo che è stato messo. Ma se poi andiamo ad analizzare, poi vedremo tutte le altre riduzioni. Questo aro partirà nel 2018, il costo sarà di 800.000 euro. Ciò significa che tutti i cittadini di Roccolomera nel 2018 andremo a pagare su un ruolo di 800.000 euro, cioè un ruolo inferiore di 449.500 euro rispetto a quello del 2017. Che corrisponde a meno il 36%. Cioè nel 2018 chi pagava 100 euro di dare, cioè di spazzatura, pagherà euro 65, il 35% in meno. Chi pagava 500 euro ne pagherà 3,50, chi pagava 1000 euro ne pagherà 6,50. Un risparmio non è. Che risparmio che il partito già in maniera quello che era possibile, diciamo banale, però vediamo dopo con tutti i vari tagli alle tariffe il risparmio che già avremo tutti i cittadini da quest'anno, ma che già un altro anno insieme all'altro darà una risposta al risparmio consistente a quelle che sono le tasse che noi andremo a pagare. Grazie. Grazie signore. Grazie, semplicemente per rispondere
ribattere un attimino alle dichiarazioni del consigliere Cacciola. Per quanto riguarda il ruolo Tari, sì, ha ragione, una volta non si portava meno, però una volta non, la copertura non era, era parziale, non pare che era intorno al 80%, quindi non era completa. E l'esonero derivante delle tasse, dalle tasse delle tassu doveva essere inserita in bilancio, questo lo sappiamo ed è fuori dubbio. Per quanto riguarda invece l'abbassamento delle tariffe che ci ha elencato il consigliere Cacciola, noi riteniamo sempre che non sia consono. E chi sa leggere le carte se ne accorge, lo capisce subito, perché questa riduzione è poca cosa, e quindi ritorniamo sempre allo stesso discorso: se si fosse avviato l'aro per tempo, questo, questo risparmio del 36% già si poteva applicare, invece dobbiamo aspettare un altro anno. E poi continuo a dire che ancora questa amministrazione non ha fatto cambiamenti efficaci, come è stato detto adesso. Cambiamenti efficaci non ce ne sono stati. Una, diciamo così, parziale, questo abbassamento della tariffa, però dove si doveva intervenire, ripeto, sulle seconde case o sulle case a disposizione non si è voluto intervenire. E ancora di più, ancora riguardo sempre all'articolo 7, si è deciso di impostare il valore massimo per gli utenti 1, 2, 3, 4 e mi pare che rientrano ancora le seconde case in queste utenze, quindi ancora doppiamente restamore. No, noi siamo assolutamente contrari a questa proposta. Cioè, vice sindaco, grazie Presidente. Io intervengo perché ritengo sia doveroso dare un momento di chiarezza a un dibattito che sicuramente interessa la comunità, e lo faccio senza creare alcuna polemica, perché il dibattito è il sale della democrazia, ma ritengo che la verità comunque debba essere sempre il punto centrale, il perno sulla quale bisogna, diciamo, dibattere. E credo che la verità, cara consigliere Corrini, non sta nelle parole in cui lei poco fa ha detto, perché ha fatto passare un messaggio sulla questione dell'aro. Io intervengo soltanto per l'aro e poi come è solito fare, mi sto zitto, cerco di parlare il meno possibile. La questione dell'aro, che lei in maniera più o meno velata, anzi senza meno velata, ha fatto intravedere dichiarando che se fosse stata avviata la procedura dell'aro in tempi non sospetti, oggi avremmo già avviato l'aro. Mi dispiace doverlo dire, perché lei è stata amministratrice di questo comune e sa le difficoltà che ci sono per avviare una procedura, per di più una procedura così complessa quale quella dell'aro. Ora io non sto qua a fare, diciamo, l'analisi di quello che è stato o delle procedure che sono state seguite per arrivare al momento di oggi, perché siamo arrivati al momento in cui l'assegnazione della gara è stata fatta alla ditta, ci sono dei tempi che bisogna rispettare, ancora bisogna fare altri adempimenti che non sto qua a dire. Questo che significa? Che l'amministrazione comunale di Rocconera, insieme all'amministrazione comunale di Furci, perché non dimentichiamo che siamo comune capofila insieme alla comune di Furci, in questi mesi si sarà girato i pollici. Ma siccome l'argomento aro, ahimè, l'ho gestito io, allora ho la presunzione di dire che su questa vicenda non intendo far passare un messaggio che si poteva fare prima, perché non si sarebbe potuto fare prima. E allora io avrei sperato, ancor prima di lei, che il procedimento aro e la gara fosse stata assegnata non oggi, ma un anno fa, due anni fa, quando ci siamo insediati, perché ho lo stesso interesse che ha lei, quello di far abbattere una questione economica per i nostri concittadini e dare un servizio efficace, efficiente alla nostra comunità. Procome e Furci. Ora, il consigliere Cacciola diceva che agosto, settembre partiremo con l'aro. Io spero che il primo di settembre noi partiremo, ma questo non significa che se invece di partire il primo di settembre si parte il primo d'ottobre c'è una inefficienza da parte o una incapacità da parte di chi ha gestito le procedure. Perché allora qua sì, la politica si assume le responsabilità,
Ma allora dovremmo dire che il dipendente, tutti coloro che ci hanno lavorato, l'ufficio tecnico, e quant'altro, la regione, l'Urega, allora qua sono tutti quanti inadempienti perché non hanno svolto il proprio lavoro. E allora le procedure dell'ARO sono complicate in maniera, e lei lo sa meglio di me, quindi non c'è bisogno che glielo lo spiego io, ma il fatto che bisogna ancora fare alcuni adempimenti che non potevano essere fatti prima, perché adesso oltre alla questione c'è la questione dei dipendenti, il passaggio dei dipendenti alle SRR, poi le SRR che devono trasferire il personale alla ditta aggiudicataria, poi bisogna fare le riunioni con i sindacati e tutta un'altra cosa. Poi l'ufficio del lavoro, l'ufficio, la costruzione dell'ufficio ARO presso il comune capofila, quindi sono tutte procedure che hanno bisogno di tempi e siccome i tempi vanno concordati anche con altri soggetti, non dipende sempre e solo ed esclusivamente dell'amministrazione comunale di Roccolomiti, bisogna interfacciarsi e lavorare insieme ad altri e quando si lavora insieme ad altri qualche cosa può andare pure nel verso un po' diverso rispetto a quello che uno desidera. Quindi io mi dispiace dover intervenire per fare questa precisazione, però mi sembra che sia doverosa, perché non credo, se guardiamo in giro dei comuni, non solo limitrofi, ma della provincia di Messina e andiamo oltre, della regione Sicilia, vorrei sapere quanti comuni ad oggi hanno avviato le procedure e l'assegnazione nei confronti delle ditte aggiudicatarie delle questioni dell'ARO. L'ha fatto Santa Teresa perché non doveva dialogare con nessuno, aveva un comune superiore a 5.000 abitanti, quando hanno deciso di fare, di costruire l'ARO, si sono seduti a un tavolo l'amministrazione e ha deciso cosa bisognava fare. Qua noi dovevamo discutere con altri, questo non significa che lo abbiamo fatto o come dire non l'abbiamo fatto nella maniera giusta, ma è giusto che le discussioni vanno fatte. Noi qualche giorno fa abbiamo avuto un altro incontro in questa sede con il comune di Furci per discutere su altri aspetti che riguardano diciamo, queste procedure. Quindi voglio dire, far passare quel messaggio che potevamo farlo prima non l'accetto. Grazie. Grazie vice sindaco, ci avviamo alla conclusione, facciamo qualche dichiarazione di voto, prego. Non è dichiarazione di voto, un attimo. Sì, però consigliere prima, io devo dire, lei è intervenuta per prima, dopodiché è intervenuto il consigliere Caccioli, ha replicato al consigliere Caccioli, è intervenuto il vice sindaco con un momento di chiarezza che secondo me non ha bisogno di replica, di contro replica. Dopodiché andiamo direttamente alla dichiarazione di voto. Lei lo sa che sono se no, cioè, ok, lei però lei è già intervenuto due volte, cioè io voglio evitare che poi alla fine un argomento possa essere soltanto motivo di dire, non dire, dico, ridico, rifaccio. Abbiamo discusso, ci siamo chiariti, ci siamo confrontati, si chiude qua, basta. Non penso che il suo intervento possa essere ulteriormente un approfondimento per quello che si è detto. Abbiamo fatto chiarezza a 360 gradi. Facciamo una dichiarazione di voto dove ognuno dice quello che vuole, contingentata dentro i tempi del regolamento e chiudiamola qua. Se vuole una dichiarazione di voto, prego. Se vuole finire la dichiarazione di voto, noi andiamo. Prego. Prego, la maggioranza. Sto chiedendo a lei, vuole una dichiarazione? Sì, perfetto. Ok, procede. Noi abbiamo, facciamo dichiarazione di voto e poi la consiglieremo la rivedremo. Rispetto alla proposta all'ordine del giorno che prevede una modifica delle tariffe del piano finanziario stabiliti per l'anno precedente passando da un gettito complessivo di 1.239.436 dell'anno 2016 a 1.190.000 dell'anno 2017 con uno spostamento complessivo di circa il 4% meno 49.000 che non è stato possibile ridurre sensibilmente il piano economico finanziario anche a causa del mancato avvio dell'ARO che per legge avrebbe consentito la gestione diretta già dal settembre del 2013 con un risparmio annuo di 300.000 euro. Che infatti le scelte sbagliate dell'attuale amministrazione hanno fatto accumulare nel tempo un ritardo per l'avvio dell'ARO almeno 18 mesi e qua sto parlando del tempo che ha preceduto la situazione recente, non quella a cui si riferiva il vice sindaco, perché sono a conoscenza degli ultimi incontri e che le procedure sono complicate. Con un aggravio, quindi questo ritardo di 18 mesi, con un aggravio per le tasche dei cittadini pari a circa 450.000 euro.
e quindi ribadisco tutti i mesi che avevo elencato precedentemente e tutti i ritardi accumulati nel tempo, che nonostante la gara per l'affidamento del servizio aereo sia stata aggiudicata nella delibera in oggetto ne è previsto l'avvio dopo la stagione estiva, nessuna menzione viene fatta nel piano economico finanziario al fine di ridurne i relativi costi. Che nonostante sia stato più volte oggetto di discussione l'articolo 7 del piano economico finanziario continua a prevedere un numero di componenti del nucleo familiare per le seconde case nel numero di 3 unità, così come pure per le case a disposizione o uso stagionale, e nel contempo di impostare il valore massimo del coefficiente KB. Ciò appare fortemente sperequativo e fiscalmente vessatorio, in quanto è impensabile che un residente che occupa permanente una prima casa possa contemporaneamente e stabilmente occupare pure la seconda casa. Pertanto i consiglieri di minoranza dichiarano di votare contro l'approvazione della proposta di deliberazione sovraindicata, in quanto sarebbe potuto e dovuto procedere ad un'accelerazione delle procedure di avvio dell'aro con una più consistente abbattimento dei costi e relativa tassazione, nonché una più attenta regolamentazione del piano tariffario relativamente alle seconde case e alle case adibite ad uso stagionale. Presidente, io sarò breve, anche perché dopo aver sentito il dibattito in aula e soprattutto anche le conclusioni della dichiarazione di voto dell'opposizione, devo dire che si spegne in me quel forte desiderio che avevo oggi di venire in quest'aula e di trovare finalmente delle energie, che non sono soltanto quelle spese dalla maggioranza e da questa giunta, la quale faremo ovviamente in conclusione del mio modesto e breve spero intervento, ma anche di poter dire che tutti i buoni propositi che abbiamo sempre sentito venirci proposti dalla opposizione oggi avrebbero dovuto trovare finalmente una risposta concreta e un voto anche che ci vedeva finalmente sulla stessa posizione, approvando favorevolmente quello che è sicuramente un'apertura importante di questa amministrazione, ma soprattutto per una messa politica che viene rispettata nei confronti dei cittadini che hanno dato fiducia e che non l'hanno riposta in vano, perché con risultati come quelli che abbiamo appena discusso e soprattutto come quelli che vedremo nelle delibere che verranno a seguire immediatamente dopo, sono la prova concreta che questa amministrazione non dice e non parla al vento, né è abituata a girare le frittate, a rigirarle come veniva in passato, ma quello che promette lo mantiene, e lo mantiene con serietà e con puntualità. Vero è, signori consiglieri di opposizione, che quello che ha detto il nostro vice sindaco, che forse più degli altri si è fatto i capelli bianchi, ed è un fatto anche evidente, lavorando e proponendo l'avvio dell'aro, che poi alla fine è diventato oggi un fatto concreto, ma dobbiamo dire che quello che lui ci ha detto ha sicuramente una radice di grande e profonda verità, perché non bisogna essere amministratori ma gente di buon senso per sapere che quando una macchina viene creata ed esce da una catena di montaggio non è certamente ancora una macchina che può partire, perché prima di essere messa in moto questa macchina deve avere caricata la batteria, deve avere inseriti liquidi che sono quelli dell'olio, dell'acqua, del carburante, e poi forse finalmente, se ci sono le condizioni per poterlo fare, la macchina può essere avviata. Questi sono i problemi che le persone di buon senso sanno e che conoscono, e quindi senza bisogno di essere amministratori si sa che quando si avvia una macchina nuova come quella che ha sfornato questa amministrazione, creandola dal nulla e facendola uscire dalla catena di montaggio, oggi l'ha messa su strada, sta mettendo tutti i limiti che sono necessari per farla partire, e la farà partire in tempi che sono relativamente brevi rispetto a quelli di altre amministrazioni che come noi hanno gli stessi problemi e che sono problemi vitali per i cittadini, perché hanno un costo sensibile e pesante, mentre qui a Roccalumera si comincia finalmente a respirare, si comincia finalmente a dover ridurre le cose. Questo significa che l'operato di questa amministrazione, le scelte che ha fatto questa amministrazione sono nel giusto e che i risultati sono sicuramente sotto gli occhi di tutti, e soprattutto saranno anche nelle tasche dei cittadini, che vedranno certamente più pesante il portafoglio e meno pesanti gli sforzi delle cartelle da pagare. Questo è un risultato che a noi ci inorgoglisce di questa maggioranza e ci dà anche una grande soddisfazione, perché ci fa capire che quello che è stato fatto con quel senso del dovere, della responsabilità,
dell'impegno costante, quotidiano, giornaliero, perché è vero che noi abbiamo chiesto ai cittadini di questo paese, primi tra tutti i presenti in quest'aula, sacrifici economici per uscire da una situazione spaventosamente pericolosa e che poteva pregiudicare in maniera sensibile anche gli effetti che potevano ricadere su questa collettività e sugli impiegati di questa amministrazione comunale. Abbiamo scongiurato, abbiamo chiesto a loro di darci quella mano d'aiuto, ma a differenza di quello che fa lo Stato italiano, al quale siamo tutti legati perché è il nostro Stato, che da 40 anni, da 50 anni ci chiede sempre costantemente sacrifici, ma non riesce mai a ridurre, a darci anche la speranza di vedere che le cose possano cambiare, questa amministrazione corre in senso opposto e contrario e quello che promette non avviene, perché qui ci sono una serie di atti deliberativi che, ripeto, molti li vedremo nei punti successivi, che danno finalmente ai cittadini di questo paese la certezza che hanno scelto bene, perché la fiducia che hanno riposto in noi è una fiducia che è stata ripagata. Io non ho parole per dire a nome di questo consiglio comunale che ho l'onore di rappresentare, di essere il portavoce, a dire al sindaco, ai signori, al vice sindaco, ai signori assessori, al segretario comunale, agli impiegati che hanno lavorato giorno e notte per portare risultati e che sono oggi una realtà, perché l'ARO sta per partire, partirà da qui a breve e partirà nella maniera giusta, perché partirà in un periodo nel quale forse è più corretto avviare una macchina nuova che non sappiamo se frena, se è in grado di scherzare e compagnia bella, ma farlo partire prima dell'estate, facendogli affrontare il rischio di un sovraffollamento di questa comunità, senz'altro forse non sarebbe stata la cosa più logica e la cosa migliore. Quindi c'è anche saggezza nei tempi che sono stati scelti per mettere in moto una macchina che oggi è già bellissima, con questa vernice che luccica al sole e che partirà sicuramente nella direzione giusta da qui a breve tempo. Ringrazio davvero il sindaco per quello che ha fatto, il vice sindaco, l'assessore, ringrazio gli impiegati comunali di tutti quanti, ringrazio una persona speciale che lavora nell'ombra, ma che io lo paragonerei ad Alan Turing, che molti forse non sanno chi è, ma tutti quanti dovremmo dare ad Alan Turing, a ricordo di Alan Turing, un grande senso di riconoscenza, perché se ancora sventola la bandiera della libertà e della democrazia sui popoli europei lo si deve a lui, che scoprendo il segreto della macchina Enigma ha permesso lo sbarco in Normandia e ha permesso che queste nazioni potessero ritornare a vedere quella libertà e quella democrazia che avevano perduto per 5 anni tremendi di guerra. E questo uomo si chiama Carmelo Saitta, l'avvocato Carmelo Saitta, al quale va il mio ringraziamento, quello di questa amministrazione, quello credo di tutti i cittadini, perché ha lavorato nell'ombra, lavora nell'ombra, fa un lavoro pesante, oscuro e duro e non dice mai di no, perché se è presente e lo fa con abnegazione, con senso di responsabilità e con risultati che sono, grazie a Dio, lusinghieri per tutti noi. Quindi sotto questo profilo noi consiglieri di maggioranza non possiamo che con orgoglio votare per questa delibera e per quelle che verranno dopo, lo anticipo adesso, ma mi riservo comunque di fare le altre dichiarazioni di voto perché lo meritano gli argomenti che stiamo per trattare, lo facciamo con grande felicità e con grande gioia perché abbiamo, votando questa delibera e cominciando a ridurre le tasse, mantenuto al 100% gli impegni che 4 anni fa avevamo assunto con i cittadini di Rocca Lumera. E questo, signori, mi fa tanto piacere doverlo dire perché abbiamo dimostrato di essere gente d'onore. Grazie. 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 Bene, mettiamo subito la votazione. Chi è favorevole? Alzare la mano. Chi si astiene? Chi vuole votare? Dobbiamo fare l'immediata eseguibilità della vostra deliberazione perché sennò le tasse non si possono passare. E quindi, favorevole all'immediata eseguibilità, alzare la mano. Favorevole. Per maggioranza, chi si astiene, quella contraria, argomento concluso. Passiamo al punto successivo. Allora, determinazione aliquote imposta municipale unica, ovvero sia IMU, e tributi per servizi indivisibili tassi anno 2017. Questa è la seconda proposta di deliberazione
che riguarda l'abbassamento degli tributi locali, e questa nello specifico è quella parte che riguarda l'imposta municipale unica e la TASI. Su questa diciamo che c'è un sensibile abbassamento rispetto a quello dell'anno passato, di un punto percentuale, quindi diciamo che la riduzione è abbastanza sostanziale. Logicamente è il primo step della fase di rientro, perché è intenzione del sindaco e di questa amministrazione anche l'anno futuro fare un ulteriore abbassamento, perché vogliamo rientrare all'interno di un range che possa essere a favore del cittadino, perché i cittadini devono essere anche grati di vivere all'interno di una comunità che possa dare servizi, ma allo stesso tempo possa ottimizzare quelle che sono le spese. E noi abbiamo questo interesse e abbiamo soprattutto questo obiettivo da raggiungere. Prego, ci sono interventi da parte dei consiglieri comunali? Se non ci sono interventi, passiamo subito alla fase. Prego, io illustro. Sì, prego. La proposta. Sì. Mi permetto. Grazie, Presidente. Intanto voglio fare una premessa al mio intervento, una premessa che ci inorgoglisce un po' tutti, noi consiglieri comunali di maggioranza e credo anche tutti i cittadini che lo trovano. Oggi è semplice informarsi. I mezzi che abbiamo a disposizione oggi, internet, se da un lato non sa di bene, portano delle distorture anche a livello sociale, ma se saputi usare sono mezzi oggi che ci fanno diventare cittadini del mondo. In qualsiasi momento vogliamo una notizia e sappiamo cercarla, siamo in grado di sapere quali sono i fatti e qual è la realtà. È chiaro che per sapere se nella Riviera Ionica oggi erano convocati consigli comunali da parte di altri enti per l'abbassamento delle tariffe, non c'è bisogno di andare su internet. E senza andare su internet, nella provincia di Messina, oggi enti convocati per l'abbassamento delle tasse, dove la scadenza ultima è il 31 di marzo, non ce ne sono. Se andiamo a fare una ricerca, sappiamo che in Italia ci sono 8.092 comuni. Ebbene, i consigli comunali convocati oggi, in questo momento, insieme a noi, in Italia, sono 21. E noi siamo qua, adesso, a discutere sull'abbassamento delle tariffe. E lo facciamo non in modo strumentale, perché voglio ricordare ai consiglieri di minoranza, che ne hanno sempre una, che non riescono a leggere, che gli riportano le carte d'arte, che qualsiasi cosa non gli va bene. Loro prima erano degli amministratori che facevano le cose tutte per bene, tutte, non erano sbagliata una. O le hanno sbagliate tutte, ma avremo modo questo di dirlo, come l'abbiamo detto. Bene, volevo ricordare che troviamo sempre, consigliere di minoranza, la polemica strumentale. L'anno scorso ricordo che il bilancio di previsione 2016 è stato votato a settembre 2000, il primo settembre, e mi ricordo che allora in commissione, adesso vi anticipo che lo voteremo nel mese prossimo, anche perché il piano per abbassamento di tasse è già implicito che già il piano, che già il bilancio di previsione è stato fatto. Mancano solo i tempi tecnici per portarli in giunta e quindi poi per esitarlo in consiglio comunale. Ma ricordo a me stesso che già allora in commissione una critica
diciamo, un emendamento che ci aveva fatto i consiglieri di minoranza con il loro capogruppo, a voce il loro capogruppo, che era quello che non abbiamo abbassato le tasse e ci proponevano un emendamento di abbassamento di tasse, quando ben sapevano che nel mese di settembre le tasse non si potevano abbassare. Oggi li stiamo abbassando perché si dovranno fare le tariffe giù giù giù. Oggi li stiamo facendo entro il 31 marzo, quindi è certo che stiamo abbassando le tasse e non sono d'accordo. Io lo so, sono certo, non saranno mai d'accordo, perché, e non lo possono essere, perché la loro filosofia politica fortunatamente, completamente all'antipo di quella che è la nostra. E fortunatamente per noi e fortunatamente per i cittadini di Roccolomè e permettetemi di dire fortunatamente per le mie figlie che abitano a Roccolomè. Non ci siete più, ci siamo noi e ci saremo. Fin quando i cittadini ci daranno fiducia. Ora vado alle righe, scusatemi questa divagazione. Le aliquote IVU, come diceva il Presidente del Consiglio nella proposta di delibera, è stata fatta una proposta di abbassare un punto percentuale, cioè dell'1 per mille. Nella tariffa del 2016 era l'aliquota base al 10,6 per mille, adesso nella proposta di delibera 2017 la stessa tariffa è al 9,6, cioè l'abbiamo abbassata di un punto percentuale. Questo punto percentuale, facendo delle proiezioni e per dare anche un'idea ai cittadini che ci ascoltano, significa quanto segue. Cittadini che hanno una rendita catastale di 154 euro nel 2016, con la liquida al 10,60 per mille di IMU, hanno pagato 274 euro. Nel 2017, con la liquida al 9,6 per mille, ne pagheranno 246. Quindi un risparmio del 10%. Cittadini con una rendita catastale di 250 euro, faccio un'altra proiezione, che nel 2016 con la liquida al 10,60 pagavano 445, adesso ne pagheranno 403, 42 euro in meno, anche qua il 10% in meno. Mentre sulle aree edificabili, se andiamo a prendere un valore medio, quello base, quello che c'è di più fra i nostri concittadini che vanno a pagare l'IMU sulle aree edificabili, che è il valore di 50.000 euro, chi nel 2016 pagava 530 euro, nel 2017, in quest'anno, ne pagherà 480, 50 euro in meno. 50 euro in meno. Non sono grosse cifre, ma non sono neanche banali cifre. Con i tempi che corrono, e nel momento in cui nessuno parla di abbassare le tasse. Quindi una riduzione netta del 10%. Chi pagava 100 ne paga 90, chi pagava 500 ne paga 450, chi pagava 1000 ne paga 900. L'IMU, è bene che tutti noi, i cittadini, sappiano che le entrate da accertamenti dell'IMU nel 2016 corrispondono ad euro 1.053.000 euro. La previsione di entrata nel 2017 inserita in bilancio è uguale a 1.053.000 euro. È uguale. Ci si può chiedere, primo, scusa, come? Abbiamo le stesse entrate 2016 e 2017 e abbiamo abbassato, e questi soldi che abbiamo abbassato? A parte che i soldi, poi vedremo, vengono da una serie di attività amministrative di programmazione
del sindaco della Giunta, che hanno portato già a partire dal 2017 un consistente risparmio. Premesso che adesso, dopo aver pagato svariati milioni di euro di debiti, aver sanato il paese, qualcuno dice, scrive, si affida a Facebook per lamentarsi con tutta la sua punteggiatura distorta, punte virgola, puntini, punti esclamativi, punti interrogativi, perché? Ci chiede perché? Perché parlate di debito? Perché il debito, se il debito fosse stato un verbo, la coniugazione di debito la facciamo al passato perché è stato creato nel passato, ma è stato il nostro presente fino a questi giorni, perché ogni giorno abbiamo dovuto combattere con i debiti per pagare i debiti che noi non abbiamo fatto, che hanno fatto gli altri e che hanno lasciato sulle spalle dei cittadini di Roccolomeno. E se andiamo e vogliamo capire perché c'è stata questa riduzione si spiega in un modo semplice, tra le altre cose, l'amministrazione comunale, il dottor Gaetano Giroffi, la sua giunta, tutto il consiglio comunale si sono adoperati in questi anni, soprattutto questo ultimo anno e mezzo, malgrado il contrasto serrato da parte e continuo fino oggi da parte dei consiglieri di minoranza, si sono adoperati al recupero dell'evasione, dell'elusione fiscale. Bene, il recupero effettuato da questa evasione nel 2016 e quindi in prospettiva del 2017 corrisponde a 140.000 euro, un punto di abbassamento di IVA corrisponde a 140.000 euro, la platea dei contribuenti di Roccolomeno, il ruolo è più ampio e la filosofia è chiara, è quella che dicono tutti, ma che nessuno, pochi fanno. Alla fine siamo qua, paghiamo tutti per pagare meno. Ognuno di noi adesso pagherà di meno, grazie a questa amministrazione e a questo modo di operare, a questa visione illuminata della gestione della cosa pubblica. Grazie. Grazie signore Cacciao. Se non ci sono interventi, andiamo subito a dichiarazione di voto. C'è dichiarazione di voto? No, c'è l'intervento. Prego. Rispetto alla proposta di delibera, abbiamo sentito sia dalle sue parole, Presidente, che dal consigliere Cacciola che si è passato, quindi l'abbassamento di un punto per mille della libera dell'IVA. Noi riteniamo che solamente un punto della libera dell'abbassamento non sia assolutamente soddisfacente. Devo smentire sia anche il consigliere Fleres quando dice che questa amministrazione ha quello che promette mantiene. Sì, però è la stessa cosa. Ma questa amministrazione quello che promette. Facciamo completare il consigliere Corrini. Mi ricordo le sue parole, quindi in questo momento mi viene di smentirla, perché questa amministrazione ciò che promette mantiene, mi sembra un po', voglio dire, alle onore. Infatti, perché non è soddisfacente? Perché non è in linea con quanto è stato promesso in campagna elettorale e non è in linea con le scelte che ha fatto questa amministrazione. In campagna elettorale il sindaco e la sua compagine dichiarano apertamente che non avrebbero assolutamente aumentato le tasse, infatti all'insediamento si vanno ad aumentare quasi tutte le aliquote. E parliamo di un iniziato l'aliquota dell'IMU di 3 punti. Quindi proprio l'abbassamento di un punto non c'è da essere. 2 punti e 8 e 6 andrà a 16. 3 punti. Mi faccio dire 3 e 5. Quindi se si volesse essere orgogliosi, voglio dire, non basta solamente un punto di vista. Dovevano tornare le tasse a come erano nel 2012. Quindi se si voleva essere veramente orgogliosi. E quindi se non bastasse, con la delibera di vita municipale del marzo 2015,
avete ancora aumentato il valore di mercato delle aree fabbricabili e per di più con valenza retroattiva, quindi la tenibra risulta del 2015 e si fa applicare la nuova imposta già dal 2013-2014. Quindi per noi è una scelta non condivisa. È stata modificata quella tenibra, lei lo sa, perché al punto che c'è un ordine del giorno della sua consigliere Gaggiola. Non fa giustizia alla realtà di Consigliere Gacciola, come ha detto prima il consigliere Gacciola, con gli introiti che sono dovuti al recupero di somme degli anni precedenti, ad esempio per le cosiddette case fantasma e per la richiesta di aggiornamento catastale dei fabbricati rurali, abbiamo avuto degli introiti, delle nuove somme degli introiti, sia per gli anni successivi sia anche per l'anno in corso. E poi ancora da non sottovalutare, giova ricordare che in questi anni l'amministrazione ha inteso destinare delle somme anche per manifestazioni alle quali non ha elargito contributi parziali, ma che ha finanziato al 100%, fino ad arrivare addirittura a 100.000 euro in un solo anno per manifestazioni. Per non parlare poi degli incarichi legali che si continuano a elargire, nonostante la minoranza abbia più volte invitato l'amministrazione a cambiare rotta, senza rispettare l'imparzialità, la trasparenza e l'economicità, eccetera, eccetera. In buona parte affidata all'esperto del sindaco, che si lavora nell'ombra, diciamo con abnegazione, ma sicuramente non a titolo gratuito. E anche la scelta comunque di avere un segretario comunale a tempo pieno comporta un incremento della spesa di 40.000 e quindi vi si poteva anche evitare, perché anche se il segretario all'inizio del suo lavoro presso il nostro ente, quando era in convenzione con un altro comune, voglio dire, ha dato anche la sua opera, ha dato dei buoni risultati, quindi grazie alla professionalità del dottor Rosso. Quindi noi riteniamo che fino ad oggi questa amministrazione abbia chiesto insistentemente sacrifici solamente ai cittadini e ha continuato ad operare delle scelte opinabili, quindi ad elargire con un esborso di somme. Questo passamento di un punto dell'IMU possiamo dire che è apprezzabile, ma sicuramente doveva essere e poteva essere più consistente. Io non so se la consigliera Corrini ha inteso anche fare queste ultime dichiarazioni come dichiarazione di voto, mi farebbe piacere anche sapere se è così o se si riserva di uscire poi dopo un altro documento sul quale dovremo. Certamente il questo consigliere che vi parla e che si pone tra in calcio a tutti quelli che sono in quest'Aula, per umiltà e anche per senso di responsabilità e di dovere, non può condividere le sue parole, perché il consigliere Corrini, mi spiace doverlo dire, soprattutto perché manco di garbo nei confronti di una persona, di una signora che stima, che però lezioni di buona amministrazione, allora basta, non ne accettiamo, non ne possiamo accettare e ci sentiamo di rifiutarlo in maniera decisa e sicuramente ferma e gradita, per un motivo semplicissimo. Perché lei poco fa ha detto, chiamando in causa il sottoscritto, e non c'era, credo, motivo, perché stavamo parlando di un altro argomento all'ordine del giorno, che nel nostro programma elettorale noi avevamo promesso di non aumentare le tasse. Ed è vero, però è anche vero che i cittadini, quando cita e fa dei passaggi come quello che ha fatto lei, deve essere altrettanto onesta e corretta di raccontare tutto quello che si è verificato. Perché noi altri vi abbiamo sempre chiesto, a gran voce, prima dai banchi dell'opposizione, con la vecchia amministrazione, oggi per fortuna dai banchi della maggioranza, quanta era l'esposizione debitoria di questo comune, mai nessuno ce l'ha detto. Noi non sapevamo a che cosa andavamo incontro, non pensavamo di dover salire sul Everest a 8.300 metri rischiando il soffocamento.
perché questo che stiamo usando 6 milioni e 8, fallo più basso, 6 milioni e 8, fai 6 milioni e 8, oppure fai un buco, l'abbiamo scoperto, ahimè, dopo, l'abbiamo scoperto quando già era troppo tardi, abbiamo chiesto ai cittadini di darci l'unica risposta che ci potevano dare, che era quella di dimostrare senso anche loro di responsabilità, nel loro interesse, oggi finalmente raccolgono i frutti di quello che hanno seminato, della fiducia che ci hanno dato, ma lo raccolgono perché questa amministrazione ha agito con saggezza, perché questa amministrazione ha agito con senso di responsabilità, perché questa amministrazione ha fatto quello che doveva fare, pagare e distinguere le tasse, perché non c'è altro modo, e lei lo sa perché è amministratore di lungo corso, non è certo questa la prima esperienza amministrativa. La legge non consente a nessuna amministrazione in Italia e credo in Europa e credo nel mondo, e qui cito l'autorevole parere del nostro segretario comunale che in questa materia è la Cassazione, che consente di risolvere i problemi in un'altra maniera. Soltanto con le tasse si risolvono i problemi a disposizione debitoria del comune. Non c'è la scelta per l'amministrazione, quindi non inganniamo i cittadini. Non diciamo cose che non sono. L'amministrazione non può andare a comprare il gratta e vinci per tentare la fortuna. Deve utilizzare i mezzi e gli strumenti che la legge gli consente e gli permette di utilizzare. E solo agendo in maniera assolutamente stretta ed aderente con quelli che sono i principi legislativi può risolvere i problemi. Questo è stato fatto. E non ce lo può negare nessuno. E non ci può venire a dare lezioni di buona amministrazione perché voi, quando avevate l'opportunità di farlo, non l'avete saputo fare. Questa amministrazione invece ha dato quelle risposte che altri non hanno dato. L'ho detto prima, lo ripeto tuttora, smettiamola di girare e di rigirare e di frittare. La verità è una. Oggi dovevate venire in quest'Aula a dire che votavate a favore dei cittadini, perché chi vota queste delibere astenendosi o votandole contro è contro i cittadini di Rocca Lumea. Ed una volta per tutte è bene che questo si sappia e si capisca per sempre. Grazie signor Presidente. Grazie gruppo di maggioranza, penso che gli interventi abbiamo concluso, questa è la dichiarazione di voto. Prego consigliere Corri, per la dichiarazione di voto. Prego. Noi intendiamo anche questa volta consegnare una dichiarazione di voto che illustrerò brevemente. Quindi premesso che in campagna elettorale l'attuale sindaco e la sua compagine hanno più volte dichiarato che non avrebbero aumentato le tasse, che fin dal primo momento dell'insediamento invece sono alzate le aliquote al massimo, e anche se si continua a dire, anche adesso questa sera il consigliere Ferres ha continuato a dire, e anche il sindaco sembra voglio dire che aumenti sempre di più, in ogni comunità aumenta di più il debito, quindi siamo arrivati a 6.000 euro, ma in maniera grossolana voglio dire le ultime situazioni cosa ci dicono? Che non abbiamo delle somme in meno da dare all'ato per 860.000 euro, le somme messe in bilancio e sono pari 700-800.000 euro, possiamo chiedere alla ragioniere 780.000 euro, continuare ad alzare questo debito quando si sa bene, ripeto, che ci sono delle somme in nero condannato per i debiti aggiuntivi, quindi 860.000 euro, delle somme già previste in bilancio che erano 700-800.000 euro, più tributi d'aria 780.000 euro, più il prestito della regione che non è tenuto, facendo questi conti in maniera grossolana arriviamo a 2.900.000 euro, quindi dov'è questo milione di questo debito di disegni? Cominciamo a ridurre perché è storia recente, voglio dire, quindi che ancora, ripeto, che con delibera di giunta municipale del 4 marzo 2015 l'attuale amministrazione ha proceduto ad aumentare il valore di mercato delle aree fabbricabili e per più con valenza retroattiva, scelta non consentita. Ma in quella del 22 dicembre 2016 l'ha passata, mi ha riportato la norma. Non gli hanno scritto bene, consigliere Gacciola, cortesemente. E ci deve essere sempre fuori, non capisco. Ma stai in casa, usate un foglietto. E cos'è? Il consigliere Corini ce l'ha scritto. Che affare? La legge, giusto. Lo leggo. L'ho iniziato prima, stavo dicendo ciò che abbiamo fatto. Io scusate un attimino, sono stata paziente fino a questo momento e ho scusate, Consigliere Saccà, la sua collega è di Cazzo.
assolutamente di ineducazione. Consigliere ed è Tacchia, insopportabile. Il consigliere Guardini suo capogruppo di maggioranza e dichiarazione sì, di voto. Ma prego, non lo interrompo. Quando qualche consigliere interrompe, io intervengo per fermarlo. Quindi questa senza interrompe chi da quella parte fa ironia stupida e banale di educazione, non di numeri. Di educazione, poi i numeri ognuno li legge come vuole. Perfetto, va bene, almeno li continuo. Grazie. Che in queste ore l'amministrazione ha inteso destinare a manifestazioni alcune finanziate al 100% e non con contributi parziali, cospicue somme ammontate addirittura a quasi 100.000 euro in un solo anno. Che nonostante più volte l'amministrazione sia stata invitata a cambiare rotta, ha continuato ad elargire incarichi legali senza rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, proporzionalità e pubblicità. In alcuni casi anche opinabili ed evitabili, per di più una parte affidata all'esperto del sindaco, con notevole sborso di denaro pubblico. Che l'amministrazione ha scelto di avere un segretario comunale a tempo pieno, con un periodo impegno di spesa annuo di 40.000, benché il dottor Gaetano Russo avesse dato prova della propria professionalità e dedicazione, riuscendo a gestire in maniera puntuale il proprio ufficio, anche nel periodo in cui era in convenzione con il comune del Vittello, rendendo così non condivisibile la scelta politica dell'attuale amministrazione. Ritenuto che la suddetta proposta di delibera prevede solo la riduzione dell'aliquota IMU dell'1,06%, nella misura stabilita per il 2016 allo 0,96 per l'anno 2017 non è affatto soddisfacente e in linea con quanto prima rilevato e con quanto promesso in campagna elettorale. Che dal 2013 a oggi gli amministratori hanno chiesto insistentemente sacrifici solo ai cittadini senza operare scelte di effettivo risparmio per le casse comunali. Che la riduzione delle aliquote IMU ci vede favorevoli, ma poteva essere e doveva essere più consistenti. Noi dichiariamo il nostro voto di astensione. Grazie. Passiamo alla seconda dichiarazione di voto, prego. Signor Presidente, signori consiglieri tutti, non per spirito di polemica non vuole essere, mi domandavo come si poteva fare ancora una volta per non poter essere d'accordo sull'abbassamento delle tasse. Oggi i cittadini hanno finalmente un quadro chiaro e netto, dove si vede scissa in due porzioni questo consiglio comunale, dove ci sono quelli che hanno affrontato le barricate, sconfiggendo il nemico di sempre, che è purtroppo la crisi economica, che sono purtroppo i debiti, e finalmente si stanno riducendo le tasse, e ci sono altri che portano contro l'abbassamento delle tasse o addirittura che si segue. Questa è la pura e amara realtà. Noi come consiglieri di maggioranza, con quel senso di responsabilità che ci ha sempre guidato e che ci porta ad essere sempre al nostro posto, anche quando abbiamo affrontato problemi seri e grandi, con rischi pesanti di dissesto, mentre oggi finalmente navighiamo in acque più serene e più tranquille, non possiamo che condividere le scelte di questa amministrazione tutta e votare ancora una volta favorevolmente, dicendo ai cittadini con fermezza e con lucidità, noi quando possiamo e finalmente abbiamo le condizioni per farlo, faremo sempre e manterremo sempre gli impegni che abbiamo assunto. Ridurre le tasse, tutte le tasse, sistematicamente, lentamente, ma progressivamente, perché gli impegni che si assumono si devono onorare e noi li onoreremo in fondo. Grazie. Mettiamo subito a valutazione la posta di deliberazione di abbassamento del tributo locale IMU e TASI. Chi è favorevole può alzare la mano. Favorevole. Il gruppo di maggioranza. Chi si astiene? No. Maggioranza. Quella contraria? Nessuno. Adesso vediamo per l'immediata eseguibilità della deliberazione. Quindi chi è favorevole può alzare la mano. Favorevole. Chi si astiene? Quella contraria. Bene. Anche questa deliberazione è stata fatta e grazie anche ai consiglieri di maggioranza che votando questa deliberazione hanno permesso ai cittadini da quest'anno possono pagare di meno nei tempi. Allora andiamo avanti al quarto punto, anche questo è un altro punto importante perché permette di abbassare ulteriormente l'imposizione dei tributi locali. Io sapete, cioè, con rammarico ve lo direi, vi lo dico che questa sera, indipendentemente dalle posizioni, dagli schieramenti, dalla sensibilità di appartenenza, possiamo essere tutti quanti d'accordo nel dire che le tasse vanno abbassate comunque, poco o tanto che siano, vanno comunque abbassate. Invece no, dobbiamo sempre dimostrare ai nostri concittadini che ci hanno dato il voto, che ci hanno permesso di sedere qua su questi banchi, di essere sempre un momento di lite, di contenzioso, di diatriba. Io penso che questi momenti invece dovremmo togliere, dovremmo spogliare di quella che l'appartenenza a uno schieramento all'altro e quindi dire tutti quanti insieme le cose vanno fatte, perché sicuramente quando i cittadini pagheranno di meno, vedete, si ricorderanno del gruppo di maggioranza o si ricorderanno del gruppo di minoranza, perché poi è innegabile dire
cioè alla fine quando quest'anno andranno a pagare meno di acqua i cittadini di Rocca Lumeria, soprattutto anche i tanti villeggianti che vengono e pagheranno di meno, non è che la si ricorderanno che l'ha fatto l'intero consiglio comunale, l'ha fatto soltanto il gruppo di maggioranza. Sarebbe stato bello invece ricordare, fare ricordare che tutti quanti insieme, indipendentemente dal ruolo delle posizioni, avremmo contribuito per far sì che ogni cittadino che viene o che sta in questo paese potesse essere gratificato da pagare meno. Invece questo non è successo. Comunque vada, sono scelte che ognuno di noi può fare e deve fare nella massima autonomia possibile. Allora, anche questa delibera. Dico, questo suo intervento era sulla proposta precedente? No, era un intervento così. Ah, abbiamo parlato di acqua. Abbiamo parlato di acqua. Non sa. Ah, non l'abbiamo parlato. No. Dico, era quindi non sull'acqua, era sull'Imo. Vabbè, quella... Dico, vabbè. Quella dell'acqua adesso era... Ma unico. Se deve fare un intervento prima. Lo scuolo dopo. No, se l'ho detto. Ma lei non lo sa. Cioè, comunque vada, l'abbassamento dell'acqua è questo, l'abbassamento dell'Imo era quello precedente. Ma cosa abbiamo detto? Ma non ci credo, c'è sempre lo stesso. È inapprezzabile comunque il primo step. Perfetto. Non siamo stati contrari. L'importante è che non ci smettiamo mai, per quello che siamo e per quello che rappresentiamo. Ma infatti... E per quello che vogliamo essere in futuro, no? Ognuno di noi ha la sua storia. E per quello che siamo sempre stati coerenti. Perfetto. La coerenza è non abbassare le tasse ai cittadini. No, la coerenza... Questa è la coerenza. Andiamo avanti. Allora... E questa deliberazione prevede l'abbassamento dell'acqua a metro cubo a favore di tutti i cittadini, sia residenti che non residenti, perché c'era un problema, e questo problema era un problema nostro, non è che ora di questi ultimi 3 anni, ma è un problema che era da almeno 20 anni a questa parte, che guarda caso quelli prima di noi o chi c'era ancora prima di noi non aveva nemmeno pensato a questo problema, noi invece ci abbiamo pensato e l'abbiamo risolto, perché è giusto così, perché tutti devono beneficiare di una possibilità. La proposta della nazione prevede l'abbassamento unanime per tutte le utenze dei 10 centesimi a metro cubo, che è una riduzione importante, non è cosa da poco, perché l'acqua così facendo avrà un abbattimento di circa il 20%, giusto consigliere Caccioni? Consigliere Caccioni, e quindi significa che da quest'anno pagheremo tutti quanti meno. Sull'argomento sicuramente ci può essere un ampio dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire in merito può farlo, dopodiché passeremo ad ulteriori approfondimenti. Posso? Sì, prego. Grazie Presidente. Quindi il punto 4 all'ordine del giorno tratta del servizio idrico integrato per l'anno 2017. Io non voglio uscire fuori tema, ma sono costretto, visto l'intervento della minoranza sul punto primo, dove si è uscito fuori, totalmente fuori tema, è bene che io dica qualcosa. Andiamo alle promesse della campagna elettorale. Noi, il signor Giroffo, il nostro gruppo, il signor Romero, non ha fatto promesse. Ha stilato un programma, quel programma a un anno dalla conclusione del nostro mandato al 90%, se non totalmente, è stato rispettato. Quel programma è stata la nostra stella polare e l'avvocato Fleres, il nostro capogruppo, mi ricordo che a una prima seduta di questo consiglio comunale ha fatto un quadro. E nella stanza del sindaco è quello che tutti i giorni quando entriamo guardiamo. Mentre qualche altro candidato a sindaco in campagna elettorale non ha usato la stessa trasparenza, non ha mantenuto gli stessi impegni. Mi si può chiedere, ma quale impegno doveva mantenere? L'impegno che doveva mantenere era quello di dire la verità ai cittadini. Si presentava ai cittadini dopo 10 anni di amministrazione e doveva dire ai cittadini votatemi, ma la situazione del comune è questa. L'avevo messo, non l'ha detto. Sul debito che adesso ci si dice quant'è, quanto non è, si fanno i conticini, sul debito in campagna elettorale non è stata detta neanche una virgola. Ai cittadini si è chiesta fiducia con l'indagine. Nel vostro programma, sulla parola risanamento,
ovviamente, non parlando di debiti, non c'era nulla. Nel nostro programma e nel nostro modo, il primo, mi ricordo, quando abbiamo aperto la sede, era risanamento e rinascita. Il risanamento l'abbiamo fatto. Questa è la dimostrazione che siamo qua. Ci diciamo ai cittadini, siamo nella rinascita. E questa rinascita, questo abbassamento di tasse, lo possiamo fare perché abbiamo fatto il risanamento. Poi, uno a uno, brevemente voglio toccare tutti voi. Quando i consiglieri di minoranza, a voce del proprio capogruppo, parlano del segretario comunale, dottor Gaetano Russo, di cui tutti siamo orgogliosi, contenti, abbiamo la massima stima e fiducia. Un attimo, vi lascio parlare. Quando dice il segretario dottor Russo ci costa 40.000 euro in più, la sua professionalità poteva darla per il, e la dava per il tempo che ci impiegava contro la politica, consentitevi, è un ragionamento politico bipolare, da trattamento specialistico da 10 e 4, anzi 5, perché c'è il nuovo. Chi non lo sa si informi su internet cosa vuol dire. Legale, spese legali, non vi vergognate, non vi vergognate di nominare l'avvocato Saitta e le spese legali che vengono fatte in questo comune, senza citare la trasparenza, l'unicità di cui tanto convocate di prima. Sapete o non sapete che sono 2 avvocati nominati dalla passata amministrazione, dalla vostra amministrazione, 2 avvocati, amici vostri, sono stati alla cassa comunale del comune, hanno portato parcelle per 160.000 euro, per 2 cause, 86.000 euro uno, 86.000 euro l'altro, l'altro giorno, per cause fatte prima. Vi dovete solo vergognare a nominare l'avvocato Saitta, la professionalità e la direzione che ha perso il nostro paese. E non lo dovete più nominare. Poi vado alle feste o ai festini. Questi festini, parlate sempre di festini. Ma perché? Ma perché? Presidente, scusi, direi che è la proposta... Sto facendo una prefazione per le prossime all'argomento. Va bene, che è una pianificazione... Ma perché? Ma perché? La mia domanda è la sua risposta. Ma perché festini? Festini voi non ne avete fatti mai? Mai? Io ricordo che nei consigli comunali scorsi, nei primi, quando ci dicevano che facevamo le slide, ma con chiarezza, abbiamo fatto vedere tutti gli sprechi e tutti i danni. La fascia del sindaco allora girava mezzo mondo, altro che festini. Le spese, le missioni, i gemellaggi erano all'ordine del giorno. Per non dire. E mi rivolgo a qualcuno per non dire la manutenzione del verde. 50.000 euro l'anno pagati prima, l'affidamento veniva dato a gennaio, doveva farla per un anno, il 20 gennaio, il 22 già si dava l'80%, 50.000 euro l'anno di queste piante a Roccolomera, dove c'è tutto l'elenco. Io non me ne ricordo, non le abbiamo viste, le cose sono 2. O sruppare gli altri, o sruppare i soldi. È grave questa. È gravissima. È grave. Scusa, per mettere a verbale è tutto registrato. No, mi assumo la responsabilità di tutto quello che dico. La proposta, guarda, di tutte le tariffe. Voglio concludere questa premessa.
parlando di un'altra cosa, perché prima l'ho nominata, le piazze dove si andavano a fare i comizi. C'è qualcuno deluso perché nelle piazze non lo ascolta più nessuno e non ha più consensi che adesso usa le piazze virtuali, naviga la notte invece di dormire, naviga e usa una piazza virtuale e una pagina. Presidente, mi scusi, io non capisco a chi si riferisce, Pessimi amici.
Ma lo dovevo fare, devo portare. Consigliere Cacciola, posso dire una cosa? Lei ha finito l'intervento della premessa, cortesemente, e lo chiedo a nome personale, poi non so se la consigliera Ada Maccarrone condivide, quando parla poi di minoranza, cortesemente, siamo 4-5 normalmente, di cui 3, non abbiamo mai fatto politica prima, non abbiamo mai fatto gli amministratori, non siamo stati in maggioranza, né minoranza, ma lo sappiamo, lo sanno pure i cittadini, poi non c'entrate, lo sappiamo, non è che lo sappiamo, ma infatti non è che parlate voi, puntualizzando, lo sappiamo. Ma se no, sembrerebbe di essere in campagna elettorale, se azzerata nel 2030 ma veda, la nuova ma veda, amministrazione è composta da 5 di minoranza e 9 o 10 ma veda, di maggioranza, e si riparte da quattro persone che se hanno fatto politica prima o meno ne rispondono personalmente al loro curriculum. Ma non qua dentro. Ma veda, veda, consigliere di minoranza, anzi no, avvocato, perché un avvocato stimato. Avvocato, sa cosa lei sa la stima che io ho nei suoi confronti. La ringrazio. Da quando eravamo piccoli. Ma quello che dice lei contrasta con un fatto. Se è vero quello che dice lei, come mai poi va a firmare tutte le ordinanze, le mozioni? Come mai gli mette la sua firma? Ma che cosa c'è? Che io no, sto no, se lei, no, se lei si dissocia come lo sta facendo. No, no, dice prima non c'è, non c'è prima. Non ho detto questo, ho detto, e non è per dissociarsi, ma non posso rispondere di un'amministrazione in cui ero solo cittadina. Quindi si dissocia? No, ma perché mi sto dissociando? Io sono attualmente dal 2013 consigliere comunale di minoranza, benché i miei voti sono superiori di gran lunga di quelli dei consiglieri di maggioranza, ma non si può considerare questo se la legge è questa, ma rappresento comunque una fetta di persone. Che cosa c'entra il discorso che sto facendo lei con quello che ho detto io? Quando si parla di minoranza e lei attribuisce alla minoranza comportamenti precedenti, non c'è da discutere, ma dica l'amministrazione precedente, no, voi consiglieri di minoranza, voi consiglieri di minoranza, voi consiglieri di minoranza, non c'era e non ne posso rispondere, al di là del poveramo. Non lo faccio più. Grazie. Andiamo avanti, vai. Chiedo scusa, anzi mi perdoni, quando uno dice scusa chiede perdono, e questa è la forza. Le persone che hanno forza interiore e che hanno intelligenza sanno chiedere scusa. Sicuramente, da questo sono rapporto, quindi diciamo, andiamo a quello che... No, ho detto mi piace. Finalmente ci dà colpa. Non siamo su Facebook. Ma lei penso che ci va più di me su Facebook. No, non ci va. Se lei sempre avete queste piazze, io sono proprio le vero. Io non ci sono quindi a quindi lei mi sono sì, esclusa da questa discussione. Andiamo a quella che è la riduzione. Praticamente l'amministrazione comunale e quindi gli uffici hanno dato una direttiva, il sindaco con l'opera di giunta di un mese e mezzo fa ha dato insieme alla giunta ha dato la direttiva agli uffici di attivarsi per abbassare le tasse e ad onore del vero subito l'ufficio economico finanziario con a capo il dottor Luciano Scala ma voglio nominare l'impegno, la serietà del ragioniere Natale Franzoni, voglio nominare la dipendente Domenica Crisafulli, voglio nominare dall'ufficio tributi i dipendenti comunali di cui siamo orgogliosi e fieri, Intendonato Pietro e Santino Parere. Grazie, Cinzia Pieroni, scusate se dimentico qualcuno, grazie al loro lavoro, al loro impegno, si è andati ad abbassare queste tasse secondo l'indicazione. Di fatto il servizio idrico integrato, dove fa parte anche il pagamento della fognatura e della depurazione, il ruolo del 2016 era di 466.458,90
il ruolo del 2017 sarà 407.882 ottanti. Praticamente abbiamo avuto una riduzione sul ruolo pari a 58.576 euro, che corrisponde al 13%. Questo è stato possibile grazie all'azione intrapresa dall'amministrazione alla programmazione, già fatta negli anni scorsi. Sappiamo tutti che da pochi giorni che sono iniziate le trivellazioni per la captazione dell'acqua. L'acqua è un bene prezioso. Devo dire, dobbiamo dire, che l'acqua è stata sempre un impegno, la captazione dell'acqua, del dottore Giroffo. Io e tanti altri, come me, siamo con lui da 30 anni, siamo insieme a lui e alla sua addirittura morale, alla sua onestà e alla sua trasparenza, e li abbiamo sempre sentito parlare di acqua. E i pozzi, e quindi l'autonomia sulla nazionale, ce la muovamo grazie al dottore Giroffo che aveva fatto i pozzi. Dopodiché, per 10 anni, di pozzi non se ne parlò più. E guarda caso, le frazioni, le zone più ricche di acqua, le zone da dove noi prendiamo l'acqua, erano servite dall'ESA. L'ENCA, l'acquedotto siciliano, con un costo di 260.000 euro l'anno. Già l'anno scorso, con l'impegno dell'assessore Cisca, che ha riattivato la condotta di Lirio, la portata dei serbatoi, ha permesso un considerevole risparmio economico di circa 60-70 mila euro. Risparmio economico che si concretizzerà con i pozzi che vengono, si stanno concludendo, e che già con l'estate, con la stagione estiva, saranno in funzione. Quindi una ricchezza importante, principale, sentiamo ogni giorno anche in televisione delle trasmissioni, e sappiamo quello che significa la mancanza d'acqua. Non andiamo a parlare laddove manca e si muore, muore la natura, muore. Parliamo qua di posto, della Sicilia, che tributo pagano i cittadini e quanto pagano l'acqua. Bene, noi a Roccolomeri siamo diventati, stiamo diventando autonomi dal punto di vista dell'approvvigionamento idrico, e praticamente stiamo abbassando quello che è la vita dell'acqua. Però non posso non ricordare, proprio perché parliamo di abbassamento delle tariffe di acqua, non posso non ricordare che la Corte dei Conti, nelle criticità che ci andava segnalando, diceva che il comune di Roccolomeri aveva residui attivi non incassati per 1.500.000 euro. Ciò stava a significare che l'acqua, il canone dell'acqua, non veniva richiesto. Non posso non ricordare che questo servizio era stato dato alla tributitaria e che la tributitaria si è portata con sé i soldi e anche il ruolo. Non posso non ricordare che la ricostruzione del ruolo è stata fatta da questa amministrazione, da questo ufficio, dalla dirigente Scala, dall'ufficio dei tributi, con grandissima fatica. E non posso non ricordare che ai cittadini è stato chiesto, per questa cattiva gestione, permettetemi di dire, una gestione, se un amministratore di condominio, nel proprio condominio, spende e spande e dà degli affittuari, degli inquilini, a cui non chiede l'affitto, e lo fa per 5 anni di seguito, e quindi da un lato spende e da un lato non chiede l'affitto, in questo caso non veniva chiesto il cavo dell'acqua, ma neanche il più scalcinato degli amministratori di condomini, mi perdono gli amministratori di condomini, avrebbe amministrato così. Figuriamoci chi era responsabile della gestione e dell'amministrazione della cosa pubblica.
Quindi dicevo che il corrispettivo è di 13% di riduzione. Adesso voglio solo dire questo, che questa riduzione prima veniva praticamente, per quanto riguarda l'acqua, per i non residenti, devo anche dire che i non residenti corrispondono anche alle altre utenze, cioè l'utenza dei commercianti. Perché sui residenti sono tutte le utenze domestiche, le altre sono considerate non residenti. Bene, prima, pur se si consumavano, si pagava 60 metri cubi di acqua. E ciò, obiettivamente, era un'ingiustizia. La prima cosa che abbiamo fatto, che è stata fatta, è quella che l'acqua viene pagata a consumo. Secondo il sano principio, che chi meno consuma, perché l'acqua è un bene prezioso, meno paga. E questo porterà nell'attività commerciale, laddove ci sono attività commerciali che hanno il consumo elevato d'acqua, avranno un consistente risparmio, laddove ci sono attività commerciali che dell'acqua non se ne fanno nulla e che hanno un consumo limitato, avranno anch'esse un ulteriore risparmio perché andranno a pagare sull'effettivo consumo. In parole povere, con un consumo medio di 30, faccio una proiezione per capire quanto si pagherà, con un consumo medio di 30 metri cubi, da 0 a 60 metri cubi, la tariffa prima era 0,70 centesimi al metro cubo e quindi si pagava 42 euro. Adesso, siccome il consumo abbiamo detto è di 30, la tariffa è di 0,60, 3x6 18. Questo cittadino pagherà 18 euro. A questo va messa la quota fissa, e in questo caso per i nuovi residenti abbiamo portato da 15 a 30 e quindi alla fine il totale della fattura sarà, prima pagava 76,86 euro, adesso ne pagherà 60,09 euro. Praticamente avremo un risparmio del 10%. Mentre l'uso domestico e residente c'erano due tariffe, una tariffa che andava da 0 a 100 metri cubi, una tariffa oltre i 100 metri cubi. Bene, per questi cittadini, con un consumo medio di 150 metri cubi, che è il consumo medio nella produzione della maggior parte dei cittadini residenti a Roccolomeo, chi pagava una tariffa di 0,40 fino a 100 metri cubi, adesso la pagherà a 0,30, quindi mentre prima pagava 40 euro, adesso ne pagherà 30. I restanti 50 metri cubi che venivano pagati a 0,50, adesso saranno pagati a 0,40, quindi mentre prima 25, adesso ne pagherà 20. Il resto è invariato. Le altre somme, chi pagava 158, ne pagherà 142,25, un risparmio del 10% netto. Questo è quello che ha fatto questa amministrazione, che ha potuto fare. Questo insieme agli altri sono dei segnali importanti e soprattutto nelle tasche dei cittadini saranno dei risparmi che si ritroveranno. Chi pagava 100 euro ne pagherà 90, ripeto, chi pagava 500, 450, chi pagava 1000 ne paga 900. Grazie. Grazie, consigliere Cacciola, ci sono altri interventi sull'argomento? Sì. Altrimenti andiamo sulla dichiarazione di voto. Sì. Prego. Presidente, a cosa devo rispondere? Alla premessa o alla discussione della famosa? Sì, Questa è una sua facoltà. Allora, posso dire che gli interventi del consigliere Cacciola sono alquanto sempre offensivi. Quindi io vorrei, come vi ho detto prima, che venisse messo a verbale il suo precedente intervento con tutta la premessa e la sua risposta al Presidente, che poteva continuare questa sua premessa anche se non c'entrava nulla con la proposta all'ordine del giorno. E già verbale quello che ha detto il consigliere Gavini, e poi facciamo la replica del Presidente, no? Direi. Va bene, si vede la verbalizzazione quello che ha detto il consigliere Gavini. No, cosa vuole essere la verbale? Che ritengo fuori luogo l'intervento del consigliere Cacciola in quanto esula assolutamente dall'argomento posto all'ordine del vuole giorno. Vuole riportarlo per Urbano? No, come vuole, faccio una riassunto, sì, come vuole lei. Come vuole lei? Se vuole lei, autentica quello se no. Va bene. Se no glielo sintetizzo io. Va bene, continuiamo a vedere sul dettaglio. Prego. Non so dove. Ritiene fuori luogo? È l'intervento del consigliere Cacciola perché continua.
intanto a usare termini offensivi nei confronti dei consiglieri di minoranza. E perché? Gran parte del suo intervento iniziale, in premessa, tra virgolette, visto che ha detto che era solamente una premessa, non era durata mezz'ora, il suo intervento iniziale, che ha dichiarato essere solo una premessa, esulava completamente dall'argomento posto all'ordine del giorno. E su richiesta della sottoscritta esulava essere, esulava dall'argomento posto all'ordine del giorno. Riesce, segue il filo, riesce a seguire? Sì, 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 riesco a seguire. Devi dare pazienza che ti ho il tempo di scrivere. Prego. E che? E che la sottoscritta avendo fatto richiesta al presidente dell'argomento la sua argomentazione. Intanto ho finito. Adesso Presidente, se posso ripartire un attimino. L'ho detto io, no? Perché se no non c'è qualcuno che devo sempre, che devo sempre fare l'intervento. Sì, devo stare attento, sì, io faccio le dichiarazioni, le diamo a verbale, dopodiché lei ricomincia. Allora, segretario, cominciamo a scrivere. Vuole dettare quello che lei? Sì, certo. Il Presidente rigetta in toto quanto affermato e dichiarato al consigliere Collini. In quanto la stessa, nei precedenti punti posti all'ordine del giorno, ha fatto considerazioni offensive nei confronti dell'amministrazione. Le deve riportare, Presidente. Allora, mi deve fare finire di mettere. Io le posso riportare come deve considerare. No, lei le deve riportare, mi dispiace. Lei non mi deve interrompere, io faccio l'età per fare quello che voglio. Non può essere reattivo. Sì, però lei mi deve dire che lei ha fatto le sue affermazioni, deve essere per bello, la mettiamo le mie. Cric e troc come vanno offensive, voglio dire. Io quale affermazione offensiva ho fatto? No, le deve riportare, Presidente. Consigliere, io la invito a riportare un comportamento corretto e a rispettare anche le dichiarazioni degli altri, perché mi sa tanto che vuole dichiarare ma non vuole accettare quello che dichiarano gli altri. Non è un principio di democrazia, la invito a smettere a comportarsi come è giusto che sia. Quindi mi faccia finire di fare la mia dichiarazione verbale. Segretario, vuoi rivedere che cosa chiede niente a notte figlio presidente? Io non ho detto la stessa nei precedenti punti del giorno ha fatto una situazione offensiva nei confronti dell'amministrazione. Pertanto il consigliere Cacciola nel suo intervento non ha fatto altro che riprendere e difendere una posizione di trasparenza e di correttezza e difendere una posizione di correttezza e di trasparenza
chi ha sempre contraddistinto l'operato dell'amministrazione. E pertanto nulla si può obiettare in un intervento che non ha fatto altro che giustificare o difendere posizioni già dichiarate dal consigliere Carrini nei precedenti momenti. E pertanto nulla si può obiettare nei confronti del consigliere Carrini che ha difeso posizioni a favore dell'amministrazione. Sintetizziamo, se no perdiamo. Perfetto, bene, detto ciò, adesso dobbiamo continuare con il suo intervento. Prego. Io vorrei che si mettesse il presidente segretario a verbale. Possiamo continuare di andare avanti sì, no, le parole offensive usate dalla sottoscritta e che vengono riportate testualmente. Dal presidente. Vuole anche questo riguardare l'ultimo all'interno? Sì, sì, solo questo. Che il presidente dica quali sono state le mie offese e che vengano riportate testualmente nel verbale. Allora, adesso vediamo un attimo che devo dichiarare anch'io, no? Vediamo quali sono, mi sono resa conto forse. Alle affermazioni. Allora, le affermazioni mendaci e fuorvianti fatte dal consigliere Corrini, il presidente si avvale dal supporto video, il quale ha dimosso in maniera... Non so, con stenografo, le affermazioni mendaci e... Le affermazioni mendaci e non veritiere fatte dal consigliere Corrini, il presidente si avvale del supporto video, il quale in maniera... oggettiva dimostra quanto affermato. Sì, sì. Ma no problema, consigliere, tanto no, è tutto normale. La prossima votazione di questo verbale sarà ricordinato tutto il video del consigliere comunale. Possiamo continuare fino a domani mattina, mi credo. Ma anche per da parte mia, presidente. Alla sua ironia non abbiamo problemi. Scivola sul gratificato della nostra più totale differenza, mi credo. Lo so, perché è una frase che dico sempre, infatti, la ripeto, perché lo penso e lo dico, fino a quando pensate di essere così ironici, divertiti? No, fino adesso l'avete dimostrato voi. Dopodiché la invito a intervenire, perché se no metto subito a votazione la vostra deliberazione. Sì. Allora, riguardo la premessa che ha fatto il consigliere Cacciola, che continua a dire che la minoranza deve stare zitta su alcune tematiche e continua a dire che il debito fatto dalla precedente amministrazione ammonta sempre a 6 milioni di euro, ribadisco ancora una volta che il debito si è assottigliato notevolmente e questa è la, e i cittadini devono sapere la verità, quindi noi diremo insistentemente la verità ai cittadini, perché dobbiamo informare i cittadini delle scelte poco popolari da questa amministrazione, dei continui contributi che si danno per le manifestazioni, degli incarichi legali e della, del, del, diciamo, della, del, dell'abbassamento delle tasse che non è conto. Per quanto riguarda invece il debito dei 6 milioni di euro, lo ripetiamo sempre, lo continuo a ripetere come un tormentone. Che è, 6 milioni e 8, quindi togliamo sempre i terreni aggiuntivi delle somme che non dobbiamo al lato per 860 mila euro, 800 mila euro che non ho previsti al bilancio, 780 mila euro di tributi tari e 500 mila euro del prestito della regione che non è ritenuto un debito. Quindi arriviamo, come ho detto prima, al 2009. Se poi c'è Se partiamo a 6 milioni e 8 e andiamo scendendo, mi sembra che rimaniamo sempre intorno a 4 milioni e mezzo. E poi c'è l'eredità, poi c'è l'eredità della zona artigianale, quindi il debito è annullato. Un principio di economia molto largo. Assolutamente. Per ritornare invece alla proposta posta all'ordine del giorno, il gruppo di minoranza si dichiara a favore. Grazie. Ci sono interventi? Prego.
Presidente, devo dire che veramente questa ultima dichiarazione mi ha notevolmente sbagliato. Che vuol dire? Che vuol dire? Perché in corso d'opera sono accorti delle nuove. Che vuol dire? Che in corso d'opera? In una Repubblica democratica come la nostra costituzionale, il confronto politico, seppur acceso, qualche volta sconfina anche e va oltre, serve soprattutto a fare risalire e a fare accettare le cose buone che fa questa amministrazione. E questa vostra dichiarazione di voto che viene di gioia, perché anche noi non possiamo che essere d'accordo sul voto favorevole. Due sole cose. Se favorevole, prima se la passa lettera. Va bene. Ma arriveremo anche soltanto una cosa che vorrei invitare il consigliere Cacciola, mio carissimo e fraterno amico, a cambiare marca di sigaretta, perché i Garibaldi lo fanno partire alla gara. Mettiamo subito a votazione. Non penso ci sia dichiarazione di voto, no? Perfetto. C'è qualcuno? Sì, abbiamo fatto dichiarazione di voto. No. Sì, allora, va bene, allora prendiamo mediazione di voto, ok. Ci siamo? No, siamo tutti presenti. Sì. Chi è favorevole all'abbassamento del tributo sull'acqua, alza la mano. Favorevole all'unanimità. Chi si astiene? Nessuno. Il voto contrario è nessuno. Votiamo per l'immediata eseguibilità. Quindi chi è favorevole può alzare la mano. Chi è favorevole all'unanimità? Chi vota contrario? Nessuno. Chi vota si astiene? Nessuno. Ok. D'acqua, te la passa. Adesso passiamo alla riduzione di un altro, non è un tributo, ma sicuramente diciamo un atto diciamo di un atto che prevede appunto l'abbassamento della luce votiva a favore dei nostri defunti. Anche qua diciamo che l'abbassamento è sensibile, stiamo parlando di circa il 33%, sì, perché passiamo da 15 euro a 10 euro. Ciò è stato possibile anche grazie al senso di programmazione che ha questa amministrazione. Quindi tante volte quando l'amministrazione non programma bene, non ha fatto questo, non ha fatto quello, invece no, l'amministrazione ha programmato, perché se ciò è stato possibile è stato anche perché abbiamo fatto il comando di impianto a LED all'interno del cimitero, sono state sostituite le vecchie lampadine a incandescenza con nuove lampadine a LED, e ci hanno permesso una sensibile riduzione del costo dell'energia elettrica. Di conseguenza questo costo che abbiamo pagato in meno lo riversiamo a favore dei cittadini, e quindi il canone verrà abbassato da 15 e passerà a 10 euro. Sembra poca cosa, ma intanto gli altri comuni pagano molto di più, e questo tipo di attenzione non ce l'hanno nei confronti dei cittadini né dei defunti. Quindi è un altro atto di merito a favore non solo dell'amministrazione, ma di tutta quanta la comunità, che sicuramente viene attenzionata su questo tipo di situazione. Ci sono interventi sull'argomento? Intendiamo intervenire anche su questo argomento. Abbiamo visto la proposta e abbiamo visto che nella proposta rimane, si mantiene inalterata comunque la spesa per l'allaccio, che è pari a 51 euro, mentre la riduzione del canone passa da 50 a 10, e c'è un, diciamo così, minore entrare, abbiamo visto, abbiamo chiesto di un 7.000 euro, quindi non introito di 22.000 euro, si arriva invece a 12.000 euro, quindi voglio dire è sensibile come riduzione, però è sempre è da appoggiare, diciamo, questa riduzione, però ci sembra doveroso ricordare a questo punto che l'amministrazione ha inserito nuovamente nel piano triennale delle opere pubbliche il project financing per la progettazione, costruzione e gestione del cimitero. Ricordo che questo progetto era stato inserito nel piano triennale precedente, l'anno scorso praticamente, quando siamo andati a preparare gli atti preparatori al bilancio, e in quell'occasione, in quella seduta del Consiglio Comunale, il sindaco non abbiamo discusso della proposta, perché il sindaco l'aveva stralciato dal piano triennale perché per dovuti approfondimenti che erano determinati da una nuova normativa. Si
sindaco, mi pare che lei abbia dichiarato questo. Perché parliamo ancora una volta di project financing? Perché andando a vedere il progetto, vediamo che nella bozza di convenzione, nel riguardo tariffe, sono previste delle voci relative anche alle zone rispetto ai servizi cimiteriali. E alla voce allaccio e eliminazione votiva si parla sempre di allaccio di 51 euro, ma il canone annuo per l'illuminazione è pari a 25 euro, quindi si discuterà questo, però dico Presidente, non le sembrava il caso questa sera di portare anche questo progetto, questa proposta in discussione in questa... Un progetto che momentaneamente è congelato fino ad approfondimento, di conseguenza noi andiamo a mettere in nuovamente. Sì, però voglio dire, non è perché è stato inserito il piano triennale da parte della Giunta e il Consiglio, lo deve esitare per forza, perché è volontà di questa amministrazione, di questo Consiglio Comunale, e intendo, voglio dire, farmi io portavoce di tutti quanti, penso che anche voi ragionate così, che su scelte importanti bisogna ragionare tutti quanti insieme. E siccome questa ragionata ancora non è stato fatto, questo approfondimento non c'è stato, quello è un argomento congelato e bloccato. Oggi ragioniamo su quello che realmente abbiamo, ovvero l'abbassamento della tariffa della luce votiva da 15,50 perché altrimenti ci sembra veramente proponibile. Questa sera andiamo a diminuire questa tassa fino da 15 a 10 euro e poi dall'altra parte invece con il progetto andiamo ad aumentarlo a 25 euro. C'è questa volontà. Quindi io chiedo al sindaco veramente in un prossimo consiglio, anche prima del bilancio, in un'altra seduta, di andare a illustrare la proposta di questo progetto. E quindi noi, tutto il consiglio comunale e consiglieri potranno procedere a un'attenta valutazione dei costi, dei servizi e poi anche dell'acquisto dei luoghi. Quindi noi siamo favorevoli, ma invitiamo. Siamo favorevoli a questa proposta all'ordine del giorno, ma invitiamo il sindaco a illustrare il progetto finanziario in un prossimo, diciamo così, a breve, un prossimo consiglio di comunità. Grazie, ci sono interventi? Una sola parola. Ok, una sola parola. Anche perché dico, non possiamo passare sopra il fatto che l'opposizione vota favorevolmente anche su questo punto. Questo, ripeto, ci dà ancora più fiducia e speranza che nel prossimo futuro sarà sempre più vicino il rapporto che ci lega con l'altro gruppo per dare insieme uno stimolo maggiore all'amministrazione e per dare ai cittadini le risposte che si aspettano, che sono quelle della tua amministrazione. E io vorrei ricordare a me stesso, ai cittadini di Rocca Lunera, che quello che abbiamo fatto oggi con questa riduzione, che è una soluzione importante e sensibile, è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, anche perché un grande vano che era sicuramente, vivevano dopo di santità, Giovanni Paolo II, usava spesso dire chi non ha rispetto dei morti non può avere rispetto dei vivi. Questa amministrazione con questa sensibile e forte riduzione vuole dare ancora questo segnale che si riforma alle parole del Santo Padre e che sicuramente vuole manifestare ai cittadini di Rocca Lunera che il rispetto c'è non solo per loro ma anche per i loro cari che ormai non ci sono più, e questo è un altro sicuramente. Grazie signor Presidente, grazie. Grazie. Mettiamo subito a votazione, quindi chi è favorevole all'abbassamento di questa tariffa può alzare la mano. Favorevole all'unanimità dei presenti. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Va bene, quindi logicamente la votazione non c'è previsto, c'è soltanto che praticamente la tariffa era già in vigore sin da quest'anno, non c'è limite di seguibilità, perché diciamo non è una cosa brevissima scadenza, diciamo, nel futuro. Una tariffa nostra interna, quindi non è che diventa nei tributi. Va bene, andiamo avanti. Adesso il punto successivo è l'approvazione del regolamento per la gestione del servizio idrico integrato. Logicamente è l'approvazione del regolamento che gestisce tutto il servizio idrico comunale e quindi disciplina tutta quella che è la materia dei servizi che vengono erogati a favore della cittadinanza. È un regolamento che è stato aggiornato e rinnovato rispetto a quello precedente che ormai era vecchio e obsoleto, quindi diciamo che ci sono tanta serie di approfondimenti particolari. Ora non so se da parte dei consiglieri c'è
dare voglia di approfondire, se no passiamo avanti oppure ci facciamo un po' una discussione. Prego, continua un po' con te, intervento. Presidente, sì. Un chiarimento rispetto al regolamento all'articolo 11, al comma D. Allora, in via transitoria, un aumento ovvero con contatore quasi leggibile sarà previsto dal debito del consumo medio pari a 50 metri cubi al mese. Cioè, 50 metri cubi al mese per come? Per l'utente? Guarda, questa cosa qua la chiamiamo la scala che hanno fatto tutta la serie di elementi. No, perché mi sembra un pochino troppo elevato. O è anno, vuol dire? Sì, no, ho capito. Perché in un anno sembra eccessivo. Sì, quasto. Ciccio, mi chiami la tetta della scala? Via. Almeno prima l'ho visto uscire. Chiamiamo anche il dottore Scala. Dottore Scala. Poi c'è qualche altra cosa, consigliere Corrini, oltre questo? Sì, sempre l'articolo 32 che riporta all'articolo 11. Ah, vabbè, allora il dottore Scala. Consigliere Corrini chiede di capire se questa questo numeretto che c'è 50 mesi cubi mese è rapportato, diciamo, al consumo mese o al consumo anno? Ed è per il mese? Lo dovrei vedere perché ci manca. Dato un po' di so che l'avete fatto in collaborazione, vi devo contiamo. Vabbè, c'è più conseguenza anche in questo caso. Poi? Sì, sì. 36. Attivo 36. Potranno essere effettuate realizzazioni sull'importo delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il gestore si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di realizzazione. In ogni caso, il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal gestore stesso. Quindi, bisogna vedere anche l'importo. Scusate, regolamentato in quante rate a secondo l'importo. Cioè c'è un regolamento secondo quanto è l'importo e quanto è rato, oppure sì, 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 ah, ecco. Sì. Quindi è regolamentato da la... Si toglie di rudere praticamente dei 60 metri che ci è messo e si calcola. Quindi va fatto un mese. Dai, mettiamo fra virgolette legga invece di un mese o un anno. Dai. Poi c'è qualche altra cosa?
No, quindi su la rateizzazione sì. È pagina 28, l'articolo. Pagina 18. Pagina 28. 28. Al punto 4 della pagina. Comincia al pagina 27 il punto 4. Continua a pagina 28. Per importi compresi tra 300 e 900 euro, dentro sì, sì, la casistica. Ah, sì, sì, la casistica che riportate in questo regolamento. Vabbè, poi pagina 30. Sì. Allora, dove dice l'entità delle erogazioni delle agevolazioni? Si dice euro 30 per ogni componente dell'uru familiare fino a un massimo di 8 componenti, in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a 2005. 35 euro per ogni componente dell'uru familiare fino a un massimo di 8 componenti, in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 2005 e meno di 7005. Dico, più alto è l'ISEE, più alto è l'agevolazione. Dovrebbe essere al contrario, giusto? Se ho l'ISEE più alto, la dotazione deve essere minore, se ho l'ISEE più basso, la dotazione deve essere maggiore. Al contrario. Dovrebbe essere a si può invertire il 30 con 35. Sì, sì, e non cambia niente. Perché maggiore ISEE. Certo, giustamente, se io ho un ISEE più alto, la dotazione è minore. Poi? La modifica che voi proponete è quella relativa all'articolo 11, comma D, se capisco bene, giusto? Sì, sì. Di mese, eh? Poi l'altra è il richiamo sempre all'articolo 32, richiamo che è l'articolo 11. E poi c'è quest'ultima qua che diciamo la pagina 30, l'ultima pagina. L'articolo 36. Vabbè, no, era richiamato. Era richiamato. E poi l'articolo, questo qua, l'ultima pagina, pagina 30, che questione è stata qua. Allora, lo so, su questa cosa qua, diciamo di abbassare a 50 metri cubi anno, secondo me, così come faceva notare anche qualcuno qua, è un po' bassino, perché se io ho un contatore rotto, non leggibile, lo mantengo così, consumo 500 e pago per 50. Beh, però dovrebbe essere il comune, sapendo che c'è un contatore rotto, basso. Diciamo che è più interesse dell'utente, anziché del comune, fare questo ragionamento, l'interesse del comune è quello di rispondere. No, troviamo una via di mezzo, perché il problema è questo qua. Se io consumo 500 metri cubi l'anno e alla fine il mio contatore non è leggibile o è rotto, okay, mi sta bene lasciarlo rotto e non leggibile, non ho interesse a farlo. Mentre se noi troviamo una via di mezzo per far sì che quello è anche sensibilizzato, responsabilizzato affinché dice oh attenzione, guardate il mio contatore non si legge o è rotto, lo dovete sostituire, se no io non vi pago. E allora il comune interviene, ma se lo lasciamo così secondo me andiamo a discapito della comunità che va a pagare anche per quello che consuma di più. Io faccio questo ragionamento, però è il mio ragionamento, non è che il ragionamento è giusto o corretto. Penso che il problema di rispondere non è tutto per persona, perché magari l'utente non può sapere quello che domanda, non so, e quindi era un motivo di discussione e direi che facciamo un valore più alto di 50, facciamo che dire 100 metri cubi. 150 metri cubi, che credo che sia il consumo medio per una famiglia. Ma c'è il consumo medio che c'è, che è quello di 100 metri cubi. Potrebbe essere pure una sola persona, 150 metri cubi. Presidente, cerchiamo di fare fronte ai fumetti del cartellino, non ci siano i fumetti del contatore. Facciamo il consumo medio 100 metri cubi, siamo d'accordo. E siccome voglio dire, in base alla traduzione che ha fatto l'ufficio, il consumo medio dell'utenza è quello di circa 100 metri cubi, lasciamo 100 metri cubi così vediamo di accomodare un po' la cosa. Va bene? Allora, passiamo. Allora si deve correggere. Sì, sì, allora facciamo la proposta di emendamento e fare. La penale, se vogliamo chiamarla così, perché il dente non si è attivato, mentre richiede una sostituzione sarebbe di 30 euro. Io voglio dire questo qua, che il consumo medio per famiglia è di 150 metri cubi, questo qua è la cosa, quindi io credo che
credo che sia un valore questo qua che può venire incontro all'utente, ma che non sempre non danneggia il comune. Quello di mettere 150 metri cubi comunque per annuo, valore annuo, è una cosa che va sia per l'uno che per l'altro, perché la media, il consumo medio per famiglia è di 150 metri cubi. Io direi di fare così, perché 100 metri cubi significa 35 euro l'anno. Io voglio dire questo qua, che la fascia di 100 metri cubi è una fascia molto piccola, non è molto grande. La fascia più larga è di 150 metri cubi. Ah, non di più, 150 metri cubi, che è, diciamo, il valore medio del consumo. Deve essere 200. Il contatore non si guastano da solo. Per carità, però vedete che 100 metri cubi non è che può. Abbiamo tutto l'interesse ad andare a spiegargli, perché se consuma di più deve pagare quanto c'è. 5 anni che c'ho lo stesso controllo, se è più funzionato, quindi. Va bene, dai, allora facciamo, mettiamo 200 metri cubi. 150 andiamo 5 a settimana. 150, via. Vabbè, la fascia, la fascia. Ricordo che questo progetto era stato inserito nel piano triennale precedente, l'anno scorso praticamente, quando siamo andati a preparare gli atti preparatori al bilancio, e in quell'occasione, in quella seduta del Consiglio Comunale, il sindaco aveva, non abbiamo discusso della proposta perché il sindaco l'aveva stralciato dal piano triennale, perché per i dovuti approfondimenti che erano determinati da una nuova normativa. Il sindaco mi pare che lei abbia dichiarato questo. Perché parliamo ancora una volta di progetti finanziari? Perché andando a vedere il progetto, vediamo che nella bozza di convenzione, nel riguardo tariffe, sono previste delle voci relative anche alle zone rispetto ai servizi cimiteriali. E alla voce allaccio e illuminazione votiva si parla sempre di allaccio di 51 euro, ma il canone annuo per l'illuminazione è pari a 25 euro. Quindi questa quando sarà, poi, discuterà anche questo. Si discuterà questo, però dico, Presidente, non le sembrava il caso questa sera di portare anche questo progetto, questa proposta in discussione, in questa... Un progetto che momentaneamente è congelato fino ad approfondimento, di conseguenza noi andiamo a mettere nuovamente. Sì, però voglio dire, non è perché è stato inserito nella parte della giunta e il consiglio lo deve esitare per forza, perché è volontà di questa amministrazione, di questo consiglio comunale, e intendo, voglio dire, farmi io portavoce di tutti quanti, penso che anche voi ragionate così, che su scelte importanti bisogna ragionare tutti quanti insieme. E siccome questo argomento ancora non è stato fatto, questo approfondimento non c'è stato, quello è un argomento congelato e bloccato. Oggi ragioniamo su quello che realmente abbiamo, ovvero l'abbassamento della tariffa della luce votiva da 15 a 50. Perché altrimenti ci sembra veramente proponibile. Da un lato, questa sera andiamo a diminuire questa tassa fino da 15 a 10 euro, e poi dall'altra parte invece con il progetto andiamo ad aumentarlo a 25 euro. C'è questa volontà. Quindi io chiedo al sindaco veramente, in un prossimo consiglio, anche prima del bilancio, in un'altra seduta, di andare a illustrare la proposta di questo progetto. E quindi noi, tutto il consiglio comunale e consiglieri potranno procedere ad un'attenta valutazione dei costi, dei servizi e poi anche dell'acquisto dei luoghi. Quindi noi siamo favorevoli, ma invitiamo. Siamo favorevoli a questa proposta all'ordine del giorno, ma invitiamo il sindaco a illustrare il progetto finanziario in un prossimo, diciamo così, a breve, un prossimo consiglio di parte. Grazie, ci sono interventi? Una sola parola. Ok, una sola parola. Anche perché dico, non possiamo mai passare sopra il fatto che l'opposizione
vota favorevolmente anche su questo punto. Questo, ripeto, ci dà ancora più fiducia e speranza che nel prossimo futuro sarà sempre più vicino il rapporto che ci lega con l'altro gruppo per dare insieme uno stimolo maggiore all'amministrazione e per dare ai cittadini le risposte che si aspettano, che sono quelle della buona amministrazione. Io volevo ricordare a me stesso, ai cittadini di Rocca Lunera, che quello che abbiamo fatto oggi con questa riduzione, che è una soluzione importante e sensibile, è una cosa che ci sta particolarmente a cuore, anche perché un grande VAR che era sicuramente, vivevano dopo di santità, Giovanni Paolo II, usava spesso dire: chi non ha rispetto dei morti non può avere rispetto dei vivi. Questa amministrazione, con questa sensibile e forte riduzione, vuole dare ancora questo segnale che si uniforma alle parole del Santo Padre e che sicuramente vuole manifestare ai cittadini di Rocca Lunera che il rispetto c'è non solo per loro, ma anche per i loro cari, che ormai non ci sono più. E questo è un atto sicuramente reitero. Grazie, signor Presidente. Grazie. Grazie. Mettiamo subito a votazione. Chi è favorevole all'abbassamento di questa tariffa, può alzare la mano. Favorevole all'unanimità dei presenti. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Va bene, quindi logicamente la votazione non c'è previsto, c'è soltanto che praticamente la tariffa era già in vigore sin da quest'anno, non c'è limite di seguibilità, perché diciamo non è una cosa a brevissima scadenza, una tariffa nostra interna, quindi non è che detta nei tributi. Va bene, andiamo avanti. Adesso il punto successivo è l'approvazione del regolamento per la gestione del servizio idrico integrato. Logicamente è l'approvazione del regolamento che gestisce tutto il servizio idrico comunale e quindi disciplina tutta quella che è la materia dei servizi che vengono erogati a favore della cittadinanza. È un regolamento che è stato aggiornato e rinnovato rispetto a quello precedente, che ormai era vecchio e obsoleto, quindi diciamo che ci sono tanta serie di approfondimenti particolari. Ora non so se da parte del consigliere c'è la volontà e voglia di approfondire, se no passiamo avanti oppure ci facciamo un po' una discussione. Prego, consigliere, può portare intervento. Presidente, sì. Ho un chiarimento rispetto al regolamento all'articolo 11, al comma D. Articolo che lo prendo. Allora, in via transitoria, un utente ovvero con contatore quasi eleggibile sarà previsto dal debito di un consumo medio pari a 50 metri cubi al mese. Cioè, 50 metri cubi al mese per come? Per l'utente? Guarda, questo se qua la chiamiamo la scala che hanno fatto tutta la serie di elementi. No, perché mi sembra un po' Poi c'è qualche altra cosa, consigliere Codini, anche questa? Sì, sempre l'articolo 32 che riporta all'articolo 11. Ah, vabbè, allora, non c'è per consigliere Codini chiede di capire se questo numeretto che c'è 50 metri cubi al mese è rapportato, diciamo, al consumo mese o al consumo anno. So che l'avete fatto in collaborazione, vi devo contiamo. Si fa una fattura di 50 metri cubi e poi
che compagni non vede nessuno. Hanno, perché sembrava troppo. Se si trova che effetti. Insomma, 100 metri cubi. Perfetto, va bene. Poi? E quindi anche l'articolo 32 a questo punto che riporta poi l'articolo 11. Vabbè, c'è più conseguenza anche in questo qua. Poi questo qua. Poi? Sì, 36. Articolo 36. Non si riesce, un chiarimento anche su questo. In casi particolari potranno essere effettuate realizzazioni sul riporto delle fatture emesse, applicando comunque gli interessi legali. Il gestore si riserva il diritto di respingere o meno la richiesta di realizzazione. In ogni caso, il numero e l'importo delle rate sarà stabilito dal gestore stesso. Quindi, bisogna vedere anche l'importo. Scusate, regolamentato in quante rate a secondo l'importo. Cioè c'è un regolamento a secondo quanto è l'importo in quante rate, oppure sì. Quindi è regolamentato da. Ai mesi si calcola per 12 mesi, si toglie di nutrire praticamente dei 60 metri che c'è messo e si calcola, quindi va fatto un mese, ma, mettiamo fra virgolette legga invece di un mese un anno. Dai. Poi c'è qualche altra cosa? No, quindi sono la realizzazione è pagina 28 l'articolo. Pagina 18 pagina 28 al punto 4 della pagina comincia al pagina 27 il punto 4 continua a pagina 28 per importi compresi tra 300 e 900 euro dentro sì, sì, estinto, la casistica la casistica è riportata in questo regolamento. Vabbè, poi pagina 30 allora, dove dice l'entità delle erogazioni e delle agevolazioni? Si dice euro 30 per ogni componente dell'uru familiare fino a un massimo di 8 componenti in presenza di un indicatore ISEE minore o uguale a 2005. 35 euro per ogni componente dell'uru familiare fino a un massimo di 8 componenti in presenza di un indicatore ISEE maggiore di 2005 e minore di 7005. Dico, più alto è l'ISEE, più alto è l'agevolazione. Dovrebbe essere al contrario, giusto? Se ho l'ISEE più alto, la dovrebbe deve essere minore, se ho l'ISEE più basso, la dovrebbe deve essere maggiore. Al contrario. Dovrebbe essere a si può invertire il 30 con 35. Sì, sì. E non cambia niente. Perché il maggiore ISEE. Certo, giustamente. Se io ho l'ISEE più alto, la riduzione è minore. Poi? La quindi modifica che voi proponete è quella relativa all'articolo 11, comma D, se capisco bene, giusto? Sì. Invece di mese, Poi l'altra è il richiamo sempre all'articolo 32, richiamo che è l'articolo 11. E poi c'è quest'ultima qua che è diciamo, la pagina 30, l'ultima pagina. L'articolo 36. Era richiamato. E poi l'articolo, questo qua, l'ultima pagina, pagina 30, che questione è stata qua. Allora lo so, su questa cosa qua, diciamo di abbassare a 50 metri cubi anno, secondo me, così come faceva notare anche qualcuno qua, è un po' bassino, perché se io ho un contatore rotto, non leggibile, lo mantengo così, consumo 500 e pago per 50. Beh, però il comune, sapendo che c'è un contatore rotto, basso, se si può.
diciamo che è più interesse dell'utente anziché del comune fare questo ragionamento. L'interesse del comune è quello di no, troviamo una via di mezzo, perché il problema è questo qua. Se io consumo 500 metri cubi l'anno e alla fine il 93 non è leggibile o è rotto, mi sta bene lasciarlo rotto e non leggibile, non ho interesse a farlo. Mentre se noi troviamo una via di mezzo per far sì che quello cioè, è anche sensibilizzato, responsabilizzato affinché dice oh attenzione, guardate il mio contatore, non si legge o è rotto, lo dovete sostituire, se no io non vi pago. E allora il comune interviene. Ma se lo lasciamo così, secondo me andiamo a discapito della comunità che va a pagare anche per quello che consuma di più. Io faccio questo ragionamento. Però il mio ragionamento non è che il ragionamento è giusto o corretto. Io penso che il problema in questo momento non è che il professore perché magari l'utente non può sapere quello che domani non so, e quindi è un motivo di discussione e direi per questo dico facciamo un valore più alto di 50, facciamo che dire 100 metri cubi. 150 metri cubi, che credo che sia il consumo medio per una famiglia. Facciamo il consumo medio che c'è, che è quello di 100 metri cubi. Potrebbe essere pure una sola persona, 150 Presidente, cerchiamo di fare più oltre i fumetti del cartellino, non ci siano più fumetti del contatore. Facciamo il consumo medio 100 metri cubi. Siamo d'accordo, e siccome voglio dire, in base alla produzione che ha fatto l'ufficio, il consumo medio dell'utenza è quello di circa 100 metri cubi, lasciamo 100 metri cubi così vediamo di accomodare un po' la cosa. Va bene? Allora, passiamo. Allora si deve correggere. Sì, allora facciamo la proposta di emendamento e fare. La penale, se vogliamo chiamarla così, perché lo detto non si è attivato, mentre richiesto una sostituzione sarebbe io voglio dire questo qua, che il consumo medio per famiglia è di 150 metri cubi, questo qua è la cosa, quindi io credo che sia un valore questo qua che può venire incontro all'utente ma che non sempre non danneggia il comune. Quello di mettere 150 metri cubi comunque per annuo, valore annuo, è una cosa che va sia per l'uno che per l'altro, perché la media, il consumo medio per famiglia è di 150 metri cubi. Io direi di fare così, perché 100 metri cubi significa 35 euro l'anno. Io voglio dire questo qua, che la fascia di 100 metri cubi è una fascia molto piccola, non è molto mettiamo 150 metri la fascia più larga è di 150 metri cubi. Ah, non di più, 150 metri cubi, che è, diciamo, il valore medio del consumo. Come 300? Il contatore non si guastano da solo. Per carità, però vedete che 100 metri cubi non è che può abbiamo tutto l'interesse ad andare a spiegargliela, perché se consuma di più deve pagare 50 euro, che c'ho lo stesso contatore, sempre funzionato. Quindi va bene, dai, allora facciamo, mettiamo 200 metri cubi, 150 andiamo 150 via. Vabbè, la fascia maggiormente rappresentata nei consumi è attorno a 150. Allora, proposta di emendamento sul regolamento. Modifica articolo 11 comma D, dove al posto di pari a 50 metri cubi mese viene messo 150 metri cubi anno. Scusate, l'articolo 32 cammina insieme all'articolo 11, questo l'abbiamo qua modificato, e poi c'è quello a pagina 30 che va invertito, 30 va a posto di 35, 35 va a posto di 30. Allegato C, sì.
dove alla... arrivo 30 euro per ogni componente, viene messo 35 euro per ogni componente, dove 35 euro viene messo 30 euro, vengono invertiti i valori. Scusi Presidente, c'è un articolo 8, c'è un'altra cosa che dice... Ma dobbiamo mettere 7.500 euro e no 7 milioni e 20 di euro. Per sapere, dove dice 8 al consumo rilevato sarà attentato all'utente di interesse per la quota fissa del periodo di fatturazione in corso. Quindi se io me ne vado da un altro paese, a gennaio faccio disdetta del contratto devo pagare l'intero anno, la quota fissa per l'intero anno. La quota fissa non è consumo. La quota fissa, la quota fissa, fissa che per i residenti di 15 euro. Se la quota fissa diciamo è oltre il consumo rilevato. La quota fissa è per esempio di 15 euro. Ma non la possiamo dire, perché gli operai un lavoro, lo fanno il 31 dicembre, lo fanno il 1 gennaio, sempre quello, quindi io la lascerei, non andremo. Forse voglio dire se è molto al consumo, bisogna pagare sia il consumo che la quota fissa. Se consumo non ce n'è, non si parla. Ma la quota fissa. Se la disdetta avviene il 5 di gennaio, voglio dire, con dopo il 3 gennaio, devi pagare la quota fissa perché la quota è annua, non è che si può fare in questo. È un canone fisso che è rappresentato ma l'intervento deve. Perché l'operatore deve andare là, staccare il contatore, c'è tutta una serie di. Ok, allora il segretario ne ha puntati gli emendamenti, possiamo passare alla votazione degli emendamenti così come abbiamo stabilito, 150 metri cubi annui e l'inversione di 30 euro con 35 euro e viceversa, va bene? Ok? Quello che ci siamo detti prima e che abbiamo stabilito insieme. Quindi chi è favorevole alla proposta di emendamenti? Può alzare la mano, favorevoli, unanimità, chi si astiene, chi vuole contrario, nessuno. Se siamo d'accordo passiamo subito a mettere a votazione il regolamento, visto che abbiamo raggiunto diciamo, una sintesi e una giusta, diciamo, i giusti correttivi che servivano, quindi chi è favorevole al regolamento può alzare la mano, chi è favorevole all'unanimità, chi si astiene, nessuno, chi vota contrario, nessuno. E la prima è immediatamente esecutivo questo regolamento, facciamo immediatamente esecutivo, chi è favorevole può alzare la mano, favorevole all'unanimità, ok. Passiamo avanti. Ordine del giorno del gruppo di minoranza mentre ad oggetto. Allora, ordine del giorno del gruppo di minoranza mentre ad oggetto direttiva in merito all'applicazione della delibera di giunta municipale numero 23 del 4/2015. Avente ad oggetto determinazione del valore degli aree praticabili agli effetti. Prego, qualcuno del gruppo di minoranza vuole illustrare? Posso dire una cosa in premessa solo su questa cosa, un attimo, prima che illustrano per vedere se concordano con quello che dico io. Come questa, scusi. Però brevemente. Benissimo, siccome una proposta del 10 novembre 2016 che fa riferimento a una delibera di giunta municipale numero 23 del 4/3/2015. E siccome successivamente, come ho detto poc'anzi, questa delibera è stata superata praticamente con l'applicazione direttiva in merito all'applicazione della determinazione del valore delle aree fabbricabili di effetti IMU, è stata superata, dicevo, con l'integrazione della stessa con delibera di giunta municipale numero 144 del 22/12/2016, con la quale sono state date ulteriori direttive le quali si legge sulla procedura di autotutela di ufficio in materia di accertamento IVU e sulle aree particolari. Dopo di ciò si è partito praticamente con gli uffici, si sono adoperati a dare queste direttive, la ditta che praticamente ha fatto il progetto con l'amministrazione ha avuto gli incontri con tutti i cittadini, c'è stato il confronto, un colloquio, ci sono stati ulteriori abbassamenti in base a quelle che sono state le cose, quindi noi riteniamo, tra l'altro voglio dire che il report che ha consegnato la ditta al 1 marzo 2013 riporta che da questi accertamenti ne è venuto un ricavo di circa
700.000 euro. E quindi noi riteniamo che questa interrogazione è stata superata dai fatti, dove alla fine si è preso anche questa direttiva che voi avete data, è stata accolta dopo neanche un mese. Riteniamo, se voi siete concordati, visto che sono tanti, questa qua devo discuterla perché è stata di fatto superata. Grazie. Appunto questo ordine del giorno risale al 10 novembre 2016 e dopo che erano stati recapitati ai cittadini degli avvisi di accertamento e relazione alle sanzioni per gli anni 2012, 2013 e 2014. C'è da fare una premessa che nel 2013 questa amministrazione con delibera del Consiglio Comunale numero 64 del 25/11/2013 al limite dell'imposta municipale propria IMU aveva aumentato la aliquota relativa alle aree obbligabili con un incremento della pressione fiscale pari al 40%. E in seguito con la delibera di giunta numero 23 del 2015 e con la determinazione del valore delle aree fabbricabili agli effetti IMU sono stati stabiliti i valori delle aree fabbricabili ubicate nel territorio comunale a far durare dall'anno 2012, comportando di fatto un ulteriore incremento della pressione fiscale in alcuni casi anche del 100%. Che l'applicazione della delibera 23 del 2015 e con valenza retroattiva appare almeno inopportuna, se non addirittura illegittima, e pertanto potrebbe essere causa di contenziosi che non servirebbero né agli utenti né al comune, che non sono state date in merito direttive oggettive e formali all'utenza, né tantomeno ne è stata data opportuna divulgazione per eventuali riduzioni a cui si può aderire. Infatti nasceva per questo motivo l'ordine del giorno, perché tanti cittadini si recavano al comune per avere dovuti chiarimenti. Che la relazione di stima dei valori delle aree fabbricabili posta a fondamento della delibera sempre 23 risale al 4 giugno del 2012 e prende come parametri di riferimento atti pubblici risalenti nel tempo anche al 2003. Che il mercato immobiliare già dal 2012 risentiva della profonda crisi economica con ricadute negative sul valore degli immobili di cui non se ne è tenuto conto. E quindi ritenevamo in quel momento quindi sempre nel mese di novembre che è giusto perseguire l'evasione fiscale adottando tutte le misure necessarie, ma che è anche giusto non vessare i cittadini comunemente e che è ancora più giusto che tutti i cittadini siano informati di quanto sono riportate, in special modo delle possibili riduzioni applicabili in maniera uniforme, e che ci sia con una comunicazione che potesse arrivare a tutti i cittadini e non solo ai cittadini che si recavano al comune per poter avere chiarimenti all'ufficio preposto. Quindi in quel momento intendevamo impegnare il sindaco e la giunta a procedere ad una verifica attenta della problematica, con particolare riferimento alle opportunità, se non addirittura alla legittimità della retroattività della delibera di giunta 23, che potrebbe portare a numerosi contenziosi, per il momento sia all'utente che al comune, stante anche la natura puramente orientativa dei valori delle aree fabbricabili, di sospendere o prolungare termini di riscontro degli avvisi di accertamento e di dare da una comunicazione sulle possibili riduzioni da applicare all'imposta da versare in funzione delle varie fattispecie, l'uso, metratura insufficiente, pertinenza di fabbricare valore parzialmente totalmente utilizzata, eccetera, eccetera. Poiché non si è avuto nessun riscontro all'ordine del giorno, abbiamo fatto una richiesta di convocazione del Consiglio Comunale il 1 dicembre, perché gli avvisi di accertamento comunque stavano per arrivare alla scadenza dei 60 giorni.
Perché riteniamo ancora utile discutere il presente ordine del giorno? Perché è stato superato sì, dalla delibera 144 del 22 dicembre, perché anche dopo la richiesta di un consiglio comunale dove si poteva discutere la problematica, l'amministrazione ha pensato di non discutere nel consiglio comunale, ma comunque di provvedere a portare delle direttive diverse con una delibera di giunta. E quindi si è cercato di, con questa direttiva di giunta, di porre rimedio alle numerose criticità e alle richieste di riduzione da parte dei cittadini. Però l'amministrazione non ha ritenuto di porre rimedio, anzi ha voluto mantenere l'orientamento della retroattività, nonostante appare legittimo il primo devastatore nei confronti del contribuente. Che abbia regolarmente pagato quanto stabilito per gli anni che vanno dal 2012 al 2015. Inoltre, ancora non sono stati rettificati i valori di mercato di alcune aree e deliberati con la delibera di giunta del numero 23, ad esempio per quanto riguarda la zona C, perché le varie sottozone, perché è stato dato alla zona C e è stato attribuito un valore di 100 euro, come vediamo dalle tabelle, in assenza peraltro di riferimento a contratti di zone similari stipulati negli anni precedenti, senza differenziare la diversa capacità e difficoltà delle varie sottozone. E quindi si capisce bene che in una zona C1 di espansione residenziale con un indice di cubatura 1,2 metri cubi per metro quadrato non può avere lo stesso valore di mercato di una zona C2 o addirittura di una zona C3. Che poi risulta, come risulta anche facilmente riscontrabile in atti presenti anche a Comune, che le aree libere che sono ricadenti nelle zone A e delle frazioni di Sciglio e Allume, queste zone non sono edificabili se non viene preventivamente realizzata la messa in sicurezza dei versanti retrostanti. E poi che il trasferimento di cubatura a cui si fa riferimento sempre nella delibera va contestualizzato alle realtà locali suddivise per ciascuna zona omogenea e non può avere un valore retroattivo a far data all'anno 2012. E non è, anche perché tenendo conto delle norme tecniche di attuazione dove al punto 3 rende ammesso il trasferimento di volume edificabile di superficie utile fra aree diverse destinazioni di zone di uso nonché fra aree non contenute. Visto anche l'immensa ruolo delle richieste da parte dei cittadini che hanno fatto l'accertamento con adesione e che questo iter, queste numerose richieste non hanno consentito di chiudere tutte le procedure entro il 20 marzo 2017 come era stato previsto nella delibera 144 e che per alcune situazioni verificabili e riscontrabili d'ufficio deve essere comunque il Comune a procedere con preventive verifiche d'ufficio per evitare che ogni singolo utente, ogni singolo cittadino debba andare per forza a farsi fare una perizia tecnica quando questi atti li può tranquillamente vedere al Comune. Quindi a noi appare in questo momento ulteriormente opportuno prorogare con la dovuta comunicazione all'utente il termine del 20 marzo per la chiusura dei procedimenti per dare modo ai cittadini di avere giorni stabiliti di tempo per poter eventualmente procedere a un ricorso. Quindi riteniamo valido l'ordine del giorno. Perché siamo contrari alla retroattività della delibera 23 del 2015 e vorremmo ancora impegnare il sindaco e la giunta ad aggiornare i valori di mercato delle aree deliberate tenendo conto di queste considerazioni della destinazione urbanistica e dell'effettiva capacità edificatoria, riducendo così in maniera oggettiva la casistica degli utenti che devono necessariamente rivolgersi a un tecnico per dimostrare quanto è già presente agli atti del Comune e quindi evitando di gravare ulteriormente sul bilancio questa volta però dei familiari dei cittadini. E infine chiediamo se si intende prorogare il termine del 20 marzo di dare un'opportuna comunicazione al per eventuale, come ho detto prima, rimasto.
Allora, così come ha detto il consigliere Cacciola, riteniamo che per quanto ci riguarda l'amministrazione, che l'argomento è superato perché la delibera di giunta è stata fatta in data 22/12/2016, ha superato tutte quante quelle che sono le vostre richieste, no? E i vostri chiarimenti, perché in funzione anche di quelle che erano le esigenze dell'utenza, l'amministrazione si è fatta carico di redigere un atto circostanziale, sformulato soprattutto con gli uffici, anche avendo confronti e supporti con l'Agenzia del Territorio e altri enti per stabilire il controllo dell'imposizione fiscale, di verificare e di far sì che possa essere un atto completo e che possa giustificare eventuali abbassamenti delle tariffe, perché sarebbe facile dire abbassiamo, però poi queste tariffe abbassate devono essere anche giustificate dinanzi all'Agenzia del Territorio e all'Agenzia del Territorio. Cioè è stato fatto secondo un criterio e un approfondimento giusto e corretto che hanno fatto gli uffici. Quindi, da parte dell'utenza non ci sono stati, diciamo, grossi problemi, anzi devo dire che moltissimi utenti sono stati anche contenti perché hanno sistemato e hanno sanato delle situazioni pendenti che avevano, e oltretutto quasi la totalità di tutta quanta l'utenza ha fatto, diciamo, il concordato, quindi, diciamo, ha accettato quella che era la riduzione che è stata fatta per tutti quelli che ne volevano soffrire, e quindi è stato fatto. Quindi secondo noi, diciamo che la vostra era un interrogazione, un ordine del giorno giusto fatto in quel momento, ma ad oggi diciamo che è superato dai fatti che dimostrano. Ovviamente, infatti ho detto cosa ti vuole. Diciamo, l'amministrazione è corsa incontro ai cittadini, e ripari, voglio dire, ripari, diciamo, ripari, non è così, certe cose vedono nel corso d'opera, perché ci sono degli aspetti non molto chiari all'inizio che si vedono e si evidenziano man mano che si fanno, che si attuano certi procedimenti, procedure, questo è il discorso, non c'entra niente. Però fatto sta che non è stato nessun ricorso, la prova provata è questo, che tutto è stato concordato e è stato condiviso con i contribuenti. Quindi voglio dire io, questa vostra segnalazione poteva andare bene prima, ma certamente noi non siamo stati assenti o negligenti, ma abbiamo provveduto in tempi brevi a risolvere quello problema che si era posto all'attenzione durante la fase operativa della procedura. Quindi voglio dire, su questo i cittadini questi aspetti sono stati chiariti con i cittadini, la maggior parte è venuta al comune a informarsi e a sistemare tutto quello che erano alcuni aspetti che si trascinavano da tempo. Questo voglio dire io, oggi un'altra cosa del genere penso fuori luogo. Ok, non ci sono altri interventi, mettiamo subito a votazione, anche se ritengo, penso che lo condivido anche i consiglieri in avanza, che non possiamo fare altro che trasformare questo ordine del giorno, anziché come un impegno, come una presa d'atto di quello che è stato fatto dall'amministrazione nei confronti dell'utenza, che si è andato incontro e si sono risolti quelli che erano i problemi che erano stati posti all'interno di questa, diciamo, di questo ordine del giorno. Siamo d'accordo, diciamo, trasformiamo con un impegno, con una presa d'atto. Io proporrei questo cambiamento. No, noi l'impegno l'abbiamo, quello che ho detto io, l'impegno che chiedeva il sindaco della giunta, l'abbiamo scritto di nuovo in una dichiarazione di voto, che quell'impegno che abbiamo detto, quindi abbiamo questo. Vabbè, vediamo. Quindi è presa d'atto, diciamo, questo ulteriore impegno. Impegno per che cosa? Ma l'impegno va condiviso con l'Agenzia delle Entrate, non si può fare, non si possono fare delle scelte che poi devono essere contestate dall'Agenzia delle Entrate. Noi non possiamo creare, non possiamo pensare alla gente e poi far pagare all'Agenzia delle Entrate quello che non ha pagato nei tempi stabiliti, perché poi succede questo qua. Quindi è una cosa che va concordata anche con enti che sono al di sopra. Ma tempi stabiliti penso che abbia pagato le tempi stabiliti. Noi non possiamo fare di testa rossa, dobbiamo certe le scelte vanno condivise anche con altri con la retroattività, mi scusi, se una delibera è fatta nel 2015 non posso fare pagare al contribuente già nel 2012 quando già aveva pagato nel 2015. Non aveva pagato, c'è il consigliere Badalaghi. Se devo fare solo una precisazione, intanto la retroattività è ammessa probabilmente la legge, quindi non è stato solo il comune di Roccolo come l'ha fatto, ma non fatto altri comuni. Lo prevede la legge, però infatti cosa dice? La legge ammette la retroattività e non ammette l'applicazione delle sanzioni nel periodo da quando inizia la retroattività e non è stata applicata l'avviso di accertamento. Se lei lo guarda
da quando è stata, quando c'è la delibera comunale in avanti, c'è l'applicazione delle sanzioni. Quindi se lei controlla bene l'avviso di accertamento vedrà che c'è l'applicazione degli interessi, ma il comune può andare indietro fino al termine della prescrizione. Quindi questo è il concetto, non può fare delibera e portarla in avanti, deve necessariamente tenere conto dei termini di prescrizione. Siccome i termini di prescrizione sono, ammettono che l'ente possa andare indietro fino ai limiti, può applicare, può rimettere gli avvisi di accertamento, come ripeto, senza l'applicazione delle sanzioni per i quelli antecedenti alla delibera. Poi il sindaco giustamente faceva presente un'altra cosa, che bisogna fare attenzione. Io comunque posso dire, anche come professionista, di aver avuto anche di aver assistito alcuni clienti, per dire che l'ufficio è stato intanto di una apertura totale, per cui c'è stata una collaborazione. Dico non perché io sono consigliere di minoranza o perché io di maggioranza o perché sono di Rocca Lumera, ma devo dire che comunque c'è stata un'apertura anche nei confronti di altri, di tutti i cittadini. Poi insomma devo dire che c'è stata l'apertura dei termini, l'apertura dei termini con certamente una lesione, per cui dico, c'è stata la massima apertura. Poi se non altro dico bisogna tenere conto anche dei valori applicati alle rettificate, perché non dimentichiamo che adesso l'agenzia delle entrate terrà conto dei valori concordati con l'ente, perché successivamente in caso di compravendite terrà conto del valore che è stato dichiarato all'ente. Tu non mi puoi dichiarare X e poi in fase di trasferimento dello stesso immobile dichiarare un valore diverso, ti deve attenere a quello che hai dichiarato e hai concordato con l'ufficio. Questo, quindi, tanti alcuni hanno pensato, dicevano, a me questo valore sta bene perché io l'immobile lo devo vendere, intenderò venderlo fra un anno o due, cioè, quindi mi interessa fare questo valore perché poi lo dichiarerà nell'atto pubblico di trasferimento. Questo La mia proposta è quella di emendare questo ordine del giorno e di farlo diventare una presa d'atto di quello che è il contenuto della delibera del 22/12/2016, dove viene rivisto tutto l'iter applicativo e sicuramente tutte quante le misure correttive che sono state fatte da parte dell'amministrazione. Condivido in toto quelle che sono le premesse e le motivazioni che hanno portato a quell'atto deliberativo. Quindi chi è favorevole a questa mia proposta di emendamento di questo ordine del giorno può alzare la mano. Noi ci asteniamo con la dichiarazione di voto che adesso non gliela leggo perché sono sempre le stesse cose, devo scrivere l'astensione perché è l'approvazione. Astenuto. Vabbè, mettiamo a votazione. È una proposta così emendata perché non sapevo che poi che mettiamo a votazione l'ordine del giorno con l'emendamento che abbiamo appena approvato, quindi chi è favorevole può alzare la mano. Chi si astiene? Prego, puoi astenere. Passiamo al punto successivo. Allora, mozione di gruppo di minoranza, avete oggetto di istituzione commissione mezza scolastica. Prego, se qualcuno di oggetto di minoranza vuole illustrare questa mozione. Allora, questa è una mozione del gruppo di minoranza che ha... che noi abbiamo presentato all'inizio dello scolastico, perché all'inizio dello scolastico il 3 ottobre del 2016. Dopo due giorni che inizia dalla mensa. Sì, sì, dopo due giorni che iniziano dalla mensa, ma voleva essere il sindaco veramente con toni pagati, ne voglio discutere questa sera perché stiamo parlando di scuola, stiamo parlando di protezione scolastica, stiamo parlando di bambini, quindi in una maniera veramente pagata ne voglio discutere di questa situazione, anche perché era stato fatto apposta all'inizio dell'anno scolastico di voler essere collaborativi nel proporre l'istituzione di una mensa scolastica, stanti anche i fatti che erano succeduti e le tutele che c'erano state nell'anno precedente. E visto che il servizio di mensa scolastica non è perché non è d'accordo assessore Costo? Dico, scusate, potrebbe pensare qualcosa che non
fatti, quali fatti? Allora, io ci dico, dobbiamo essere abbastanza concreti e leali questa sera, perché voi lo sapete bene che questa situazione, io la conosco benissimo. Sì, che poi avete strumentalizzato, no, assolutamente. Strumentalizzato abbondantemente. Assolutamente, sì. Poi c'è stata tutta una serie di situazioni. Queste cose non le assolutamente. Facciamo finire. Sì, questa cosa, la strumentalizzazione su questa cosa non me la può assolutamente attribuire. Questa situazione non è stata assolutamente strumentalizzata e non lo consento di dirlo né a lei né a altre, perché io ci vivo tutti i giorni con i bambini e non mi sogno assolutamente di andare a delle cose sulla regressione scolastica che non sono veritiere, o che io non vedo, oppure che io non, diciamo così, non apprendo delle lamentele da parte dei genitori. Ma l'istituzione della mensa scolastica non riguarda solo questo della lamentele, infatti non voglio parlare solamente di questo. Dico, era stata fatta all'inizio dell'anno scolastico perché dico, nell'anno precedente c'erano state delle lamentele riguardo ai classi. Al continuo cambiamento di pasti che non erano nel menù in tabella, perché si continuava a variare. No, mi ricordo benissimo. Perché sì, ci sono alternative al pranzo che deve essere fatto quel giorno. Si sfruttavano le alternative. Allora, non c'erano le alternative, io parlo nella primavera dell'anno 2015, perché è stata fatta, della primavera del 2016. Nell'ultima parte dell'anno veramente mi creda, dovevate fare un controllo più serrato alla ditta che forniva i pasti, perché infatti io me la sto prendendo con lei, con l'assessore, ma infatti se nel menù non, non sarà lei a controllare, ma sarà l'ASP a controllare, mi faccia parlare, dico, forse, se nel menù c'è la carne, se nel menù c'è la carne tutti i giorni mi propongono la tavola, dico, io non credo che sia rispettato il menù. Il menù non era assolutamente rispettato, è capitato spesse volte. Noi ci siamo lamentati con evidentemente al comune non è arrivato nulla, perché non c'è stato nessun confronto con l'amministrazione. Beh, magari abbiamo sbagliato noi, non c'è stato un confronto da parte nostra né con la ditta né con noi. Quindi all'inizio di anno scolastico, con l'inizio della mensa, abbiamo pensato benissimo, visto che è previsto. Ma è questa la motivazione? La mozione l'abbiamo presentata noi, sappiamo che è la motivazione. E visto che c'erano stati degli incontri degli amministratori con i genitori che non avevano dato dei buoni risultati perché non si era arrivata a nulla, abbiamo pensato che in istituzione di un organo in cui ci fossero tutti gli attori principali, che fossero i rappresentanti della ditta, i rappresentanti dei genitori, magari degli insegnanti per il plesso scolastico, comunque si poteva arrivare a discutere dei problemi o di un'ottimizzazione del servizio della mensa scolastica. E sapevamo già che era stato cambiato il menù, che si basava su un nuovo menù e su nuove tabelle dietetiche. Poi a gennaio 2017 sappiamo che ci sono state altre variazioni, a seguito anche di un incontro che si è fatto in questa sala, anche perché per problemi di orario proprio della scuola media. E quindi poi a gennaio il comune ha preso in carico questa problematica e sono state variate le tabelle, sono state sparsate di giorno. Quindi questa è una testimonianza concreta che quando c'è un confronto con gli attori principali che devono tutelare sulla salute e sul benessere dei bambini, si arriva a delle conclusioni positive. Anche perché l'amministrazione ha il dovere di controllare e valutare la qualità del servizio offerto dalla ditta aggiudicataria, e che comunque la commissione mensa è anche prevista dall'articolo 9 dei controlli e vigilanza del servizio. Quindi noi chiederemo
l'istituzione di questa commissione mensa, che non voleva essere una commissione di vigilanza che andava a fare solamente lamentele, ma solamente allo scopo di ottimizzare il servizio e di costituire quindi un collegamento tra utenti e amministrazione comunale, di monitorare la qualità del servizio reso eventualmente tramite l'uso di apposite schede di valutazione per quanto riguarda le materie prime, al fine di verificare il rispetto del capitolato della qualità e quantità dei pasti. Avanzare, non sa perché gliele leggo, perché io lo... avanzare quello che è scritto è qua, quindi lei, cioè altre, non so, avanzare proposte per migliorare la scelta dei menu scolastici, delle loro variazioni, delle modalità di erogazione del servizio nel rispetto del capitolato. Quindi penso che questa la vogliamo tutti questa cosa. Di attivare percorsi didattici educativi di educazione alimentare, elaborare proposte migliorative relative agli alimenti di refezione anche in vista delle future gare di appalto, prendere visione dei limiti consentiti dalla legge delle modalità con le quali viene fornito il servizio di preparazione e consegna dei pasti. Cioè io vorrei capire che cosa c'era di sbagliato in tutto questo da meritarci un attacco. Dico, io vi faccio parlare. Glielo dico subito perché la polemica fomentata da qualche insegnante con l'aiuto di qualche mamma, naturalmente si è completata, si è chiusa, in cui la dirigente scolastica ha detto che qualsiasi contatto con l'amministrazione per quanto riguarda doveva passare attraverso la sua persona. Perfetto. Si è fermato tutto, tutta la contestazione è finita. Perfetto. Perché liberamente una qualsiasi insegnante non poteva fare la comunicazione, ma per via gerarchica non è arrivata la dirigente scolastica. Guarda caso, da quel momento in poi tutto si è fermato, la mensa ha funzionato perfettamente, cosa che lo ha affermato non più tardi una settimana fa la dirigente in questa sede. Ma sto parlando dei contatti, delle cose eccetera. No, quindi voglio dire io, non mi dica delle cose, sono atteggiamenti questi qua che sono atteggiamenti strumentali che lei ha fomentato, glielo dico in modo esplicito, così lei mi capisce quando io parlo. Così lei mi capisce e faccio delle accuse ben specifiche, ben precise. Quindi lei sta pensando che io ho strumentalizzato questa cosa, ha fomentato questa cosa, lo sa e lo capisce che io sono colui il quale ha detto e dico e continuo a dire che lei ha fomentato questa cosa. E io insieme a qualche mamma, nel momento in cui la dirigente scolastica ha fatto una comunicazione e ha detto che qualsiasi problema doveva passare per via gerarchica attraverso la sua persona, tutto si è chiarito. Lei mi dica adesso che questo è il risultato. E questo è il risultato del vostro atteggiamento, che è stato strumentale, privo di significato, privo di efficacia. Quale risultato, sindaco? Lei mi deve dire che tipo di segnalazione ha avuto questo comune da parte di un insegnante. Lamentele e segnalazioni per iscritto. Io le voglio vedere le segnalazioni per iscritto, però. C'è l'assessore che mi chiede. Mandavate qualche mamma a contestare il menù. Io non ho mai mandato nessuna mamma. Noi abbiamo. Meno male che il cittadino le vuole e mi ascolta. Mi faccia parlare, non parli sempre lei. Noi abbiamo il controllo da parte dell'ASL, quindi il cibo, la qualità. Come cucinato viene stabilito non da noi ma da lo sappiamo, sì. Chiaro, questo qua io lo voglio dire, perché forse non lo so. No, non lo so benissimo. Lei non le sa. Io le dico perché in modo che lei si possa documentare su ciò come avviene. Lei si deve documentare, lei su questo campo non mi può dare lezioni. Lei faccia il suo mestiere, se lo sa fare, e cerchi di non fomentare le mamme di cui lei è portatrice vera e esclusiva. Questo glielo dico. Questo glielo posso rappresentare come tutti i genitori, ma glielo posso dire e chiaramente. Adesso dovremmo rispondere, giusto? Certo. Mi scusi, consigliere, ma non ho finito. Voglio concludere. Mi ricordo che. No, io.
Allora, le ricordo, Presidente, che questa è una mozione e quindi va discussa in consiglio comunale. Discussa e approvata secondo ciò che è scritto nella mozione e non secondo le accuse che ha fatto strumentalmente il sindaco. Io impegno il sindaco della Giunta a istituire una commissione che ha questi obiettivi. Non ne facciamo commissione. Siccome è, glielo dico in modo esplicito, siccome è una mozione, Presidente, lei mi insegna che la mozione perché strumentalizzazione da parte sua è di qualcuno, non gliela faccio non è un'interrogazione è un'interrogazione che io sto facendo al sindaco o all'assessore, ma avrei voluto veramente che partecipassero a questa discussione dei consiglieri comunali che hanno dei figli a scuola, quindi mi piacerebbe sentire il parere del consigliere Cassisi. Mi dispiace che è andato via il consigliere Sarta, che ha fatto parte già di una commissione mensa, e il consigliere Giordano che ha due figli a scuola, quindi mi piaceva sentire ed era corretto che questa mozione, Presidente, venisse discussa dai consiglieri comunali, perché la mozione si discute in consiglio comunale secondo ciò che è scritto e non secondo ciò, secondo le accuse del sindaco. Né a lei né all'assessore, era una mozione, cioè vogliamo fare la commissione mensa, sì o no? Quindi c'è l'assessore al punto che viene a intervenire. Andiamo all'assessore. Allora, io voglio... Perché il controllo da parte della mensa viene fatto dall'altro. Ma lo sappiamo, sindaco! Non può essere lei a giudicare e a fare... Ma lo sappiamo! A contestare il... Ma non contesto l'altro, giusto, contesto. Non contestare e a mandare pure le mamme a contestare. Non lo dico questo. Allora, l'assessore è lei. No, è la verità. Sa perché? Delle sue colleghe me l'hanno detto, che lei fomenta le mamme. Assolutamente no, guardi, le posso dire che con certezza è così. Ma guardi, io con direi certezza, che assolutamente ho detto la persona che lei frequenta e che vengo a riferire. Assolutamente, le guardi avrà una smentita da parte delle mie colleghe. Vedrà il sindaco che avrà una smentita da parte delle mie colleghe, questo glielo posso dire. È la verità, assolutamente avrà la smentita da parte delle mie colleghe, stia sicuro. Perfetto, quando arriverà sarà ben accesa. Perfetto. Allora, assessore, prego. Fare un po' di chiarezza, sì, bisogna vedere, perché sono le giornate che perché per una va bene, per l'altra non va bene, cioè è così discriminatorio, non lo so. Va bene, ma c'è intervenire l'assessore. Dipende chi sono le mie colleghe. Prego, assessore. Ci tenevo a rassicurare il gruppo consigliere di minoranza che questa amministrazione ha a cuore la salute e il benessere dei bambini, perché prima di essere amministratori siamo tutti genitori. Ed è per questo motivo che il servizio di riflessione scolastica è oggetto di un'attenzione, di una cura e di un monitoraggio costante e quotidiano, sia da parte mia in qualità di assessore a ramo, che da parte del personale amministrativo addetto ai servizi scolastici. Prova ne sia, come lei già ha anticipato, che questa amministrazione ha proceduto alla sostituzione dei menu esistenti per ben due volte. La prima volta nel 2013, andando a sostituire un menu ormai datato e obsoleto e non corrispondente alle tabelle periodiche moderne. La seconda volta invece nel 2016. Allora, non era consigliere comunale di maggioranza. Allora la commissione mezza c'è, sindaco. Io lo sto dicendo, ma c'è scritto che non andava bene. È stata chiesta, non è stata mai fatta. Andiamo avanti. Abbiamo sostituito ben due volte il menu esistente, abbiamo detto nel 2013 e poi nel 2016, quando abbiamo sostituito un menu che al contrario rispetto a quello del 2013 appariva troppo innovativo e non rispondente alle esigenze dei bambini. E ulteriori modifiche abbiamo apportato al menu varato adottato nel settembre del 2016.
a seguito della modifica dell'orario scolastico relativamente alla scuola secondaria di primo grado da parte della dirigente scolastica, che ha previsto il rientro quotidiano dalla scuola nei giorni del lunedì, del mercoledì e del venerdì, e non più nei giorni del martedì e del giovedì, giorni in funzione dei quali era stato pensato e redatto il menu entrato in vigore a settembre del 2016. Ci tengo a precisare che queste modifiche non sono la conseguenza della mozione presentata dalla minoranza nell'ottobre del 2016, né tantomeno la conseguenza di certi commenti diffamatori di basso livello sociale e culturale apparsi sui social network le mesi addietro da parte di soggetti che non oso qualificare, commenti riprovevoli, inerenti alla mia persona, squallidi, volgari, non oso nemmeno ricordare che cosa c'era scritto. C'è sempre il mezzo giusto per poter... Infatti, hanno ritenuto, io non ho risposto nelle sedi giudiziarie competenti, né tantomeno sul mio gruppo Facebook, perché devo rendere conto del mio operato e della mia comunità. Una comunità che servo quotidianamente con competenza, professionalità e con onestà. E, diciamo, perché l'ufficio è stato incaricato di procedere a riattivare l'iter burocratico per la modifica al menu già nei giorni immediatamente successivi all'inizio del servizio di ripetizione scolastica e una volta venuto in conoscenza appunto del nuovo orario varato dalla dirigente scolastica. Per quanto riguarda la commissione mensa, l'articolo 9 del capitolato d'appalto dice che la commissione mensa può essere istituita ove necessario. Quindi sarà istituita nel momento in cui si verifichino delle disfunzioni tali da rendere necessario un controllo extra istituzionale ed extra amministrativo. Come lei ha già ricordato, questa amministrazione ha sopperito alla istituzione di una commissione mensa mediante delle riunioni che hanno avuto per oggetto le problematiche connesse alla mensa scolastica, alle quali abbiamo partecipato tutti, amministrazione, e questa è la mensa commissione, non mi scusi, siamo collaborati, anzi un organismo più ampio rispetto alla una fomentatrice, te lo dico io. E io ricordo di no. E glielo posso garantire, ma avanti, assessore. Io ho finito e volevo soltanto ringraziare il personale della mensa scolastica a nome dell'amministrazione comunale per la passione, la cura, la dedizione e le energie profuse nella preparazione dei pasti che sono il più possibile graditi ai nostri bambini. Grazie. Grazie. Penso che l'assessore ha avuto una giusta e qualificata spiegazione, soprattutto degli elementi oggettivi che non possono essere ribattuti o meno. Detto ciò, la vostra mozione, dove vede l'impegno nei confronti dell'amministrazione di istituire una mensa scolastica, diciamo una commissione mensa scolastica, per quanto ci riguarda non la riteniamo opportuna, non perché non è opportuna la commissione, perché non ci sono, come ha detto l'assessore, le motivazioni che richiedono una commissione che possa andare a valutare che cosa, un servizio che funziona. Come dice siete è perfettamente vera, dirigente scolastica davanti a una platea di insegnanti e di ragazzi. Ha affermato la ragazza scolastica è, diciamo, tutto e per tutto in linea con quelli che sono manifesti. Lei consigliere Giordano? Io se ci sono state riscontrate delle anomalie, visto che si parla della mensa, da parte del personale docente sono state messe per iscritto su questi alimenti che non andavano bene, insomma, prima di lui. Ah sì? Non lo sapevo. No, chiedevo se ci sono state interrogazioni per iscritto da parte dei. No, però era il menù. E voglio però. Lo so. Se ci sono state segnalazioni sul menù. Per adesso pure mio figlio va a scuola. Si cerca di strumentalizzare la cosa perché ci può essere pure un l'altro giorno mi ha portato le foto. Ma già sta dicendo alle scuole medie
è tutto freddo, tutto pastoso. No, 100 pasta al giorno. Ma se mangia, se mangia la dirigente. Mangiala, ma chi la dirigente? Ma chi la dirigente? Ma chi la dirigente? Il professore non dice questo, non è nemmeno, non va bene neanche sì, agli animali. Sì, sì, ah, sì, però guardi, cioè, allora lei si d'accordo con il corpo docente, rispondimento con la dirigente, perché la dirigente in questa sede, non più tardi una settimana fa, ha detto, ha riferito davanti a degli insegnanti e dei ragazzi della che la mensa va bene, va molto bene, che lei si ferma a mangiare a pranzo. Ma perché non ci andiamo pure noi un giorno, tutti insieme, allora, a sorpresa? Allora, perché siccome non è un divertimento, non è... Mangia tutti i giorni, mangia alle scuole medie. No, non mangia alle scuole medie, vai in cucina. Mangiare. No, devo andare a mangiare alle scuole medie. Pure la maestra dell'asilo mi ha detto che l'altro giorno la pasta con i ceci è arrivata una palla. Va bene, tagliamola, tagliamola. Sì, andiamo, certo, come mangiano caviale, mangiano caviale, Sofia. Io voglio dire, voglio dire, il numero dei pasti giornalieri di 300 pasti al giorno, voglio dire, se ci fosse stato una cattiva gestione della mensa, dei pasti non sgradevoli, non si sarebbero fermati là 300 persone. Sì, ma per chi come me non può andare a prendere mio figlio? No. Ma lei chiede se ci sono dei bambini che sono portati il pane. C'è qualcuno che invece va a casa a mangiare e poi ritorna. C'è poi qualcuno che va a casa a mangiare e poi ritorna. Io voglio dire questa cosa. Posso dire una cosa? Però non vuol dire che uno, soprattutto anche per magari le ricopre in questo momento, non ha a cuore quello che mangia i bambini giornalmente. E sono andato in tutte le sedi, sono andato nel presso scolastico di Sciglio, sono andato nel presso scolastico qua delle scuole elementari, sono andato anche nel presso scolastico delle scuole medie. A sorpresa, come diceva lei, che mi sono seduto, anzi penso che la sua collega, il consigliere Corrini, può verificare, può, diciamo, non può fare altro che confermare le mie parole, perché non sono stato mai annunciato, sono arrivato così d'amblè, qualche volta solo, qualche volta anche con l'assessore Asmundo, e proprio per fare questi controlli e per vedere veramente se la qualità di questi pasti era realmente genuina o meno. Tutte quelle volte che io sono andato, lei poi libera di prendermi o meno, i cibi sono stati sempre caldi, buoni e soprattutto. Lei può credere a quello che dico io, però ogni volta che io sono andato sui cibi sono stati caldi, buoni e abbondanti. Fino a ieri che hanno mangiato i ragazzi pizza qua nella scuola del centro. E sono andato io personalmente a mangiarmi la pizza, era buonissima. E addirittura hanno ecceduto, perché in ogni tavolo c'erano 2-3 piattini di pizza in più. Quindi assessore Foscolo, quanti pezzi? Allora, il fatto di fomentare o meno non sta a me giudicare, ognuno rende proprio del proprio operato e soprattutto non in questa sede, ma facci qua, come ha detto giustamente l'assessore Fondo, davanti alle cittadine, saranno loro a decidere chi è stato Sì, però vorrei concludere, perché ci siamo detto già tante cose. Cioè, l'unica cosa che dovrei prendere. Poi dice che non le leggiamo, che le diciamo ancora. Ampiamente discussa, ancora. Io mi pare che avevo sentito dicendo che volevo discutere per la. E ha discusso abbastanza. E invece lei non è stato discutere in maniera collaborativa. No, con chi momento non posso discutere in maniera collaborativa.
Vabbè, dai, andiamo alla conclusione. Se dico queste cose, sono certo di quello che dico. Ma tu sei gratuito di dire di sono certo di quello che dico, E che io rigetto in toto un'altra volta. Per l'ennesima volta. E lei è consapevole di questo? No, assolutamente. No, non glielo lascio così. Non glielo lascio più. È consapevole. Allora, sindaco, io non glielo lascio più. Scusate, andiamo alla conclusione di questa mozione. Alla fine parliamo di una cosa che funziona bene oggi, non è che stiamo parlando di chissà quale problema. Allora, il servizio, diciamo, rispetto a quando ci sono state quelle lamentele è migliorato. Perché? Perché c'è stata, ripeto, quella collaborazione fra la scuola, fra i genitori e fra il comune. C'è stata quella di collaborazione e come ha detto l'assessore Rasmondo, con le nuove tabelle poi dopo che si è fatto un discorso con il cambiamento d'orario, dei turni, ma perché c'erano insegnanti, perché c'erano genitori, perché c'era la scuola, perché c'eravate voi amministratori, si è arrivati a questo risultato. Che adesso... Non ho detto questo, ho detto semplicemente che quando da settembre e il 28 settembre, se non ricordo male, è entrato in vigore il nuovo menù. Sì. Da poco noi sapevamo da qualche giorno che la dirigente scolastica aveva cambiato il turno con il ritorno del... Ma non sto dicendo niente da questo, perché può capitare e poi si è arrivato a una modifica che ha lasciato tutti autonomi. Certo, autonomi. Ma ci può stare. Infatti nelle lamentele dipendevano pure da questo fatto. Questo è il problema, perché loro, i bambini delle scuole medie mangiavano lunedì, mercoledì e venerdì per merluzzo. Esatto. Era questo il problema. Esatto, pure perché ma non è perché abbiamo commentato qualcuno, è capitato che noi abbiamo proposto l'istituzione della commissione mensa. In quel momento, siccome erano cambiati gli orari, dei bambini alla scuola media mangiavano sempre pesce, magari non lo gradivano tutti i giorni, e quindi dopo che abbiamo detto che avremmo gradito l'istituzione di una commissione mensa sui social, mi arriva un comunicato dove anche l'assessore afferma che va tutto bene, allora magari i genitori si sono sentiti preoccupati che non va tutto bene, e quindi ci sarà magari quella polemica. Che poi con un confronto costruttivo in questa sede si sono operati dei miglioramenti che si vedono tutt'oggi. Anche se la scuola, quindi il dirigente scolastico, ha a cuore una commissione mensa, sa perché? Perché ha fatto nominare dei componenti di una commissione mensa che è rimasta morta perché si deve fare un regolamento, e sicuramente la scuola non può fare la sola regolamento perché ci vuole anche l'ente comunale. Quindi se questo regolamento la può fare tutto quello che vuole. E con chi? Qual è l'interlocutore della scuola? La dirigente scolastica. Allora, quando un genitore ha delle lamentele, ma anche delle rimostranze, deve confrontare col sottoscritto. Ha detto bene, quindi che cos'è questo? Quando si confronta la scuola, che cos'è? Non è una commissione. Sì. Cioè io non capisco. Dire, se lei mi fa parlare e sta un attimo zitto, ma io non dire, la commissione può essere fatta dalla scuola, poi sarà la dirigenza scolare a trasferire la cosa. Quindi la commissione la deve fare solamente la scuola. Guardi che la dirigente non è su questa lunghezza d'onda, io questo glielo dico. Quindi lei dissente da quello che dice la dirigente. No, io non dissento da quello che dice la dirigente. Ho detto che la dirigente ha parlato non più tardi una settimana fa con me. Io dirò che lei non è d'accordo, che vuole fare la commissione da parte della scuola. Ma cosa sta dicendo? Chiudiamo. Argomento chiuso, non sa neanche quello che dico. Perfetto, facciamo subito. La mozione. Chi è favorevole all'istituzione di questa commissione di mensa scolastica può alzare la mano. Sì, scusate, ero sulla piazza virtuale, scusate. Chi è contrario può alzare la mano. Chi si astiene adesso? Vabbè, la commissione di mensa non viene istituita.
Detto ciò, e visto che siete anche stanchi, perché ormai diciamo stiamo perdendo quelli che sono gli obiettivi su cui dobbiamo puntare nella discussione, soprattutto la possibilità che ci dovrebbe essere, io proporrei di rinviare gli altri punti al prossimo consiglio comunale, che alla fine è inutile che siamo qua, quindi se siamo d'accordo rinviamo i punti al prossimo consiglio. Il favorevole può alzare la mano, chi si astiene, vota contrario, va bene.